Ok, ciao Charmed, ciao Nate, ciao Afranix, ciao Nicola, Franks, Polite, ciao Polite, e ciao Drexkai e grazie per il follow. Vado in presa diretta nel momento dei saluti. Ah, va via, sono un po'... non ho raffreddato, perché il raffreddato sarebbe pesante, ma sono in modalità risparmio, diciamo. Allora, ci sono delle doverose premesse da fare. Prima lato... Cosa è successo oggi? E secondo lato, cos'è Dragon Quest? Ciao Miki. In primis, pare che questo sia il primo prodotto per cui Amazon sta un po' cannando sulle consegne. Per carità, è da un po' che non è precisissimo, ma oggi ho sentito di tante persone che non lo hanno ricevuto, tante, ma fino all'ultimo anch'io non ero convinto di riceverlo. Chi mi ha seguito ieri sa che in diretta mi è arrivato arriva oggi, perché non ci stavo credendo che poteva arrivare il giorno stesso. E su questa cosa, purtroppo, uno dei privilegi dell'ordinare online si va a perdere. Cioè il fatto del poter fare tutto da casa, se non mi garantisci la consegna al day one, comprendi che è un po'... Non è più tanto utile fare una cosa del genere. Poi, ovviamente, uno cerca il metodo di acquisto migliore nello specifico, come può, cioè se uno lo prende online, se uno lo prende in digitale e così via. Però, ok, quindi questo qui è il metodo di consegna. Oggi esce Dragon Quest 3 HD 2D su PlayStation 5, Xbox Series S, Series X e Switch e PC. Tra l'altro, leggevo il nome per Switch, no, per Switch esce pure oggi. Oggi esce per tutte le piattaforme. Quindi, se non te l'hanno dato, vuol dire che il negozio non ce l'aveva su quel momento. Ma è uscito anche oggi per Switch. Cioè, per Switch è uscito pure oggi. Quindi è uscito oggi per tutte le piattaforme. Le quattro piattaforme per cui è uscito il gioco, nel caso specifico. Non è uscito per all gen. Potremmo dire, fortunatamente, ma questo è un altro percorso, un altro dialogo che non è inutile prendere adesso. Di uscito oggi. L'anno prossimo invece uscirà Dragon Quest 1-2, ma quello ne parleremo in se magari ne parliamo un po' alla fine, vediamo un po' il lavoro che è stato fatto. Io lo sto avviando adesso, io ancora il gioco non l'ho avviato da quando l'ho messo, l'ho solo installato. E tra l'altro, su installazione è 17,30 giga e non ci sono patch. Non ci sono patch a sto gioco. Vuol dire che hanno fatto una build solidissima. Spero per loro che sia così, ma non mi fido tanto di Square. L'unico gioco solido che ha rilasciato negli ultimi 12 anni è il remake. Solido forse è una parola grossa. Ora non parte, ora funziona come con Ever Crisis, che non va niente. Quindi, comunque, questa è la major release today di oggi di Square, specialmente in Giappone, anche perché in Occidente purtroppo non penso farà sti grandi numeri, ma vedremo, sono sempre in tempo per essere sorpreso. Ma vediamo in Giappone per l'appunto come se la gioca. È così vecchio stile che pure senza patch. Mentre l'altra release grande, grande tra tante virgolette, l'altra release importante, ecco, che avrà Square sarà il 5 dicembre con Phantasialand. Quindi non avrà più quest'anno invece il release Square. Comunque, dov'è il... la gamba, la pistola, come si chiama questa cosa? La ciabatta. Ciao Dark Flame, mi metto un po' più comodo per quando sto, mi fanno male tutte le ossa o comunque mi metto. Sono reduce da due intensive di palestra che mi ha distrutto tutto. Ufficiale? L'hanno ufficializzato? Aspetta, oh, 2 secondi fa c'avevo Twitter aperto. Ah, inizia. Ok. Ah, ok. Comunque ciao, perché però la notizia aveva più importanza sul momento di qualunque altra cosa. Vabbè, lo ufficializzeranno se tutto va bene tra... C'è tempo fino al 30 dicembre in ogni caso. E Phantasialand per adesso è confermato solo su Bang. Non si è parlato delle altre lingue. Anzi, si è parlato del fatto che non le avessero, però finché non abbiamo l'effettiva conferma da parte dei publisher e dei developer, non possiamo avere un'effettiva conferma. Però per adesso è solo su Bang. Purtroppo Square, tra le case importanti... Ancora alcuni giochi continuano a non tradurli in italiano, tra cui Phantasialand, Romancing Saga, Tactics Ogre e così via. Continua a non considerarci importanti. Poi, per carità,
L'Italia in certe cose si dimostra non avvezza all'acquisto, però sa di fatto che è uno dei cinque grandi paesi italiani. Sì, vabbè, i famosi cinque grandi paesi italiani, cinque paesi europei per forza di cose. Quindi diciamo che può stonare una cosa del genere, però ne battiamo che sta di fatto che almeno quando i giochi li pubblicizza Nintendo arrivano in italiano. Per questo l'Eva Live è arrivata in italiano, perché sennò anche lì avrei avuto grossi problemi. Però comunque, dopo Fantasia, noi vediamo l'anno prossimo cosa ci darà. Però, per l'appunto, qui abbiamo Dragon Quest 3, HD, 2D. In questo caso i giochi in italiano, perché Dragon Quest lo traducono. Dragon Quest ne hanno tradotti tutti quelli che sono arrivati da noi. Se arrivano da noi li traducono in italiano. Per esempio, un Builders potevano anche non tradurlo, invece anche quello hanno tradotto, per quando è arrivato 12 anni dopo rispetto alla versione giapponese. Comunque, cos'è Dragon Quest 3 HD 2D Remake? Prescindendo che il sottotitolo mi fa schifo. Cioè, su questo non ci posso fare niente, mi dà troppo fastidio il fatto che come sottotitolo ci sia il motore grafico. Cioè, ma che sottotitolo è? Che poi HD2D non è il motore grafico, è lo stile grafico. Il motore grafico è la Real Engine 4. Lo stile grafico è fatto dal team Asano e si chiama HD2D. Quindi mi dà. Cioè, che sotto, è come chiamare, che so, Final Fantasy 7 Remake, ma no, Final Fantasy 7 Remake è Real Engine 4. Quindi, che sottotitolo davvero. Boh, però vabbè, c'è anche in copertina, guardate che bello. E poi sulla copertina c'è una cosa da dire. Dietro, per quanto in valenza storica e non del singolo prodotto, c'è scritto storia e design del gioco. Yuji Horii. Design dei personaggi. Akira Toriyama. Pausa. Musica. Koichi Sugiyama. Esecuzione musicale. Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra. Illustrazione di copertina, Naoki Ikushima, che è praticamente l'unico che lavora per Square tra questi qua. Vabbè, due sono morti, quindi non è neanche colpa loro. Yuji Horii non lavora per Square, ma è di Armor Project, mentre Naoki Ikushima lavora effettivamente per Square. Quindi questo gioco non è di Square, è di tutt'altro, perché comunque è sviluppato da Art Dink. Per quanto riguarda le illustrazioni, ovviamente Akira Toriyama non ha potuto lavorarci, perché purtroppo si è preso una bruttissima malattia, che è la morte. No, Armor Project è solitaria. Ha un contratto di pubblicazione esclusiva con Square, ma non è di Square. È come, tra virgolette, come Game Freak. Però Game Freak non ha un contratto di esclusività con Nintendo. Per Pokémon ha un contratto di esclusività per Nintendo. Ma Game Freak può pubblicare per chi vuole. È una cosa simile, diciamo. Però Armor Project è proprio un contratto che può pubblicare solo per Square. È come se fosse una second party di Square, ma non è acquisita. Però è un po' più complesso di così. Ecco, la diciamo così. Così molto in breve. Akira Toriyama, come dicevo, è morto. Con pianta l'anima sua, è morto quando ho platinato Rebirth, quindi mi si è spezzato il platino di Rebirth con quella notizia. Le illustrazioni, stando ai titoli di coda, sono fatti da un disegnatore che fino ad oggi non si sapeva neanche come si chiamava, si sapeva solamente il nickname, che risponde al nome di Fenion. Fenion è un. Lo trovate su Twitter, comunque su diversi social, che ha sempre disegnato nello stile di Akira Toriyama e fino a. Cioè, lo avevano sempre considerato. avevano sempre considerato a livello artistico l'erede di Akira Toriyama, appunto che ha fatto disegni comunque di altissimo livello finora. E mi sa che Square l'ha preso perché costava poco. Dice, ma non è che l'ha preso perché era. No, perché costava, perché Toyotaro costava di più, probabilmente. Comunque, questo qua per dire che ovviamente Akira Toriyama ha comunque dato nell'88, principalmente, ha dato quello che ha potuto fare, tutti i design che vediamo di questo gioco nascono da quelli di Akira Toriyama del gioco originale, nemici, personaggi e così via, nascono dalla sua mente, da quello che era il suo quiz, specialmente all'inizio di Dragon Quest. Dragon Quest 3 è uscito 2 anni dopo l'uscita del gioco principale. Quindi eravamo ancora lì. Toriyama poi a un certo punto ha detto: mi sono rotto le palle di fare Dragon Quest dopo 40 anni. E poi è morto, infatti. No, beh. Però questo qua è una parentesi, non c'entra niente. Quindi è quello quello che abbiamo attualmente per Dragon Quest 3, quello che abbiamo potuto dare. Come anche Koichi Sugiyama, pure lui è morto. Però il gioco ha le sue canzoni già ufficiali e sono state riorchestrate dalla Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra.
se Sugiyama fosse vivo, non avremmo avuto le canzoni orchestrate in questo gioco. Si scherza, ma non si sa fino a che punto. Dragon Quest 8, Soshite Densetsu E. Sì, Dragon Quest 8, torniamo indietro di 5 capitoli. Dragon Quest 3, Soshite Densetsu E. Che significa iniziò così la leggenda, entrò così nella leggenda, una cosa del genere. Dragon Quest 11 base. Cioè, Dragon Quest 11S l'orchestrate. Esce nell'88, nel 1988, è febbraio, se non ricordo male, ed è diventato il gioco più importante di quel periodo storico, al punto che la leggenda narra che i bambini saltarono la scuola pur di andarselo a comprare. Da quel giorno in poi la leggenda narra che i Dragon Quest da quel momento uscirono di sabato, per far sì che non incappasse più in sta cosa. Forse per questo Amazon l'ha consegnato di giovedì, perché era un fan di Dragon Quest di quel periodo storico. Dragon Quest 3 è entrato così tanto nell'immaginario comune che abbiamo avuto in diverse iterazioni. Per esempio c'è una subquest di Yakuza Zero che cita cita una parola grossa, cita Dragon Quest 3, si chiama Atakure Quest 3. E da qui, da questo momento in poi, per quanto Dragon Quest 1 e Dragon Quest 2 hanno avuto il loro impatto, anzi Dragon Quest ha praticamente inventato il gioco di ruolo giapponese su home console, più che inventato ha preso gli stili di altri titoli come Wizard of the Ultima, li ha reinterpretati, ha fatto quello che è oggi lo staple, Dragon Quest 3 è quello che effettivamente è stato il più importante come punto di arrivo e come punto zero di quello che è stata la formula del gioco di ruolo giapponese. Se Dragon Quest 1 era l'inizio, con le battaglie 1 vs 1, se Dragon Quest 2 era l'evoluzione col party, Dragon Quest 3 è quello che può essere considerato il punto zero, il manuale per cui un essere... il manuale per cui un essere che fa giochi di ruolo giapponesi deve prendere come spunto. Ovviamente, qua si parla del 1988, sono passati 40, quante che anno siamo? Sono passati quasi 40 anni e possiamo comprendere come questo manuale sia ormai ben che superato, ovviamente. Infatti il compito di questo HD2D Remake non è solo a portare il gioco ai giorni nostri, perché Dragon Quest 3, questo qui, è giocabile su Switch. No, non questo qui, l'originale, per quanto rifatto con una grafica migliore e con alcuni quality of life, c'è su Switch, è presente su Switch. In realtà è uscito anche su PS4, ma solo in Giappone. Come mai? Non ci ho dovuto saperlo. Perché all'epoca erano usciti insieme a Dragon Quest 11. Dragon Quest 11 era uscito su S, era uscito PS4 e Switch, e sono usciti anche 1, 2, 3 su PS4 e Switch. Però da noi sono arrivati solo per Switch. Quindi è possibile giocare Dragon Quest 3 a 12,99€, ma non so quanto costi, su Switch. Questo qui invece è l'HD2D Remake, un gioco che esce a 70€ su PS5, Xbox 60, su Switch e PC, è 60€, quindi prezzo pieno, che è comunque il prezzo di tutti i giochi HD2D. Il suo compito è essere un gioco appetibile per il 2024, essere un titolo che riesce a farsi vendere nel 2024, che può essere anche un entry point, anche perché di base hanno progettato i sequel. Nel senso, i sequel, Dragon Quest 3 nasce come prequel di Dragon Quest 1 e 2. Yuji Ori ha voluto pubblicare prima il 3 e farà in modo che l'1 e 2 vengano percepiti come sui sequel, perché usciranno i remake HD2D dell'1 e del 2 l'anno prossimo, e quindi ci sarà questa trilogia in ordine cronologico, avremo il 3 che è questo, e l'anno prossimo 1 e 2 come sequel del 3. E devono fare in modo di essere titoli comunque godibili al giorno d'oggi. Ora, vediamo. Ora, dico l'ultima cosa, poi vi leggo. Questa è una cosa più personale. Io giocai Dragon Quest 3, la versione SNES, perché è uscito originariamente su Super Famicom, su Famicom, senza il Super, su Famicom, che è il nostro NES. Poi è arrivato su SNES, su Game Boy Color, su un milione di piattaforme, per poi approdare su... la versione appunto odierna, più facilmente raggiungibile, quella per Switch. Però fondamentalmente ho giocato la versione Super NES. E quindi non era la versione NES originale, ma era la versione uscita dopo, che aveva qualcosina in più, qualche quality of life in più, aveva il Sugoroku, aveva delle cosine che te lo facevano godere un po' meglio. Nel momento in cui lo giocai, che lo giocai nel 2020 o 2021,
Non mi ricordo. Beh, se cerco nei miei meandri dei ricordi e sulle storie di Instagram lo trovo quando lo comprai. C'è un ignoto, non mi ricordo se ti ho salutato, comunque ti saluto adesso. Nel momento in cui lo finì, ho posato il 3DS, perché ci stavo giocando su 3DS, e dissi: questo qui è il miglior gioco di ruolo che io abbia mai giocato. Non il mio gioco, come si dice, il mio gioco di ruolo preferito nell'ambito del se sei un JRPG, hai superato tutti gli altri. Perché quello sta ad altri ambiti, ora lo spiego un po' meglio. Come JRPG, come essenza del gioco di ruolo giapponese, quello che Dragon Quest ha sempre incarnato, prima perché l'ha inventato e poi perché si è sempre innovato nelle sue piccole cose, ma mantenendo una scia coerente nel suo modo di evolversi. Dragon Quest 3 è quello che considero il miglior gioco di ruolo giapponese, quello che incarna tutto se stesso nel gioco di ruolo giapponese, quello che ha potuto veramente dire di aver inventato al pieno il gioco di ruolo giapponese. È ovvio che in tantissime cose Dragon Quest 5 gli sia superiore. Ma in tante cose, se non in tutte, Dragon Quest 5 gli è superiore. Ma il punto è che il 3 quelle cose le ha inventate. Quindi Dragon Quest 3 è il mio gioco di ruolo giapponese preferito. Non è però l'appartenente al genere che io preferisco. Perché siccome non sono come si dice, un conservatore del gioco giapponese, preferisco quelli un po' più contaminati. Preferisco Final Fantasy, il mio gioco veramente preferito di sempre è Final Fantasy VII, ma non in quanto gioco di ruolo, ma in quanto videogioco lo preferisco. Come gioco di ruolo preferisco Dragon Quest 3, come videogioco preferisco Final Fantasy VII. Però, per l'appunto, come JRPG, come gioco di ruolo giapponese, per me Final Fantasy, sì vabbè, Dragon Quest 3 rimane nell'Olimpo. Ovviamente parliamo del gioco base, quello che è. Ora, qui io penso a intuito che abbiano fatto uno svecchiamento grafico, qualche quality of life più o meno simpatico, adesso andremo a vedere, che sia appunto appetibile. Tra l'altro, bruttissimo che la faccia di Erdrick è coperta con le icone, potevano farlo un po' più basso. Tra l'altro, il disegno è fatto da Naoki Ikushima, appunto, che fa tutte le illustrazioni dei giochi del Team Asano. Il Team Asano è quello che praticamente ha inventato l'HD2D con Octopath Traveler, e poi lo ha dato a tutti gli studi elemosinando per farsi fare i giochi, come qua, Tokita per Live Alive e basta. Per adesso sono uscito l'Octopath e Live Alive, non uscito altro, oltre che questo. È la scena di Final Fantasy 6. Ok, di base è questo l'interesse. L'unica altra cosa, Triangle Strategy, giusto, Triangle Strategy. E l'unica altra cosa che manca su questo punto è, cosa mia personale, non l'avrei chiamato Dragon Quest 3. Per carità, devi chiamarlo Dragon Quest 3, ma invece di chiamarlo HD2D Remake, chiamalo l'inizio della leggenda. Perché se una persona che non conosce niente prende il gioco e dice Dragon Quest 3, devo giocarlo dopo i primi due. No, è inutile spiegargli che cronologicamente è il primo e che è stato fatto apposta per essere fatti come i primi. Perché non lo puoi spiegare in fase di acquisto, devi spiegarglielo prima. Infatti qua dietro è scritto inizio della leggenda e tutto. Però la campagna marketing deve partire da un titolo. Sarebbe stato meglio modificarlo per avere più presa. Per quanto riguarda il pubblico, comunque cercare di far comprendere che questo è sì il terzo, ma deve essere giocato come primo. Su questa cosa hanno voluto mettere HD2D Remake. Va bene, grazie Square Enix USA o chi ha deciso per te. Tra l'altro qui c'è questo bellissimo coso dell'Erdrick Trilogy che avrà anche Dragon Quest 1 e 2. Quando è il Trilogy oggi un po'. Avrei preso Loto Trilogy che c'è su quella giapponese. Loto mi piace più come nome, anche perché le prime versioni che giocate di Dragon Quest 1 e 2 erano tradotte dal giapponese, non avevo giocato quelle inglesi. Quindi si chiamava ancora Loto quando lo giocai io. Erdrick l'ho saputo conosciuto molto dopo come nome. E in più in Final Fantasy XII c'è la spada di Toro, che è Loto anagrammato. Ok, prima di avviarlo vi leggo. E da qua. Incolperanno anche loro un chiodo? Ho deciso su PC e Switch. Lì dipende se vuoi la qualità tecnica o la portabilità. A meno che non hai Steam Deck, ROG Ally, queste cose. In questo caso vai diretto su PC.
Però su PC costano, costano entrambi 60, quindi chi se ne frega. Non dice se c'è la parte 2D, che però ho odiato. Tra l'altro quello è un riferimento ai vecchi Dragon Quest. Chiamano poi le consegne. Ora vi crash, un gioco stile senza patch. La magia come adesso vedo un attimo. No, tengo, ok. Questo già l'avevo visto. Solo su Bang, perché viva Nintendo. Si sa se ci ho parlato in italiano. Però i builders parlano un botto. Se i builders parlano troppo. Però che capolavoro. Anche perché è un gran gioco fatto da nuovo con le musiche di nuovo mazzo, visto che pure il suo ultimo gioco farà come compositore. L'ultimo gioco che farà come compositore pieno. Cioè l'ultimo di cui comporrà tutte le host. Ma già ha detto che comporrà altre host singole, come può essere la terza del progetto 3 di remake. E il prossimo gioco di Sakaguchi farà altre singole host. Non farà più una host intera. L'altro, questo remake è sesto tra le Switch di Amazon in Italia. È sesto perché la gente lo vedeva due volte perché non arrivava. No, non è vero. Speriamo sempre, noi dobbiamo sempre sperare che i giochi vadano bene. È ovvio che magari dovremmo condannare quelle che sono delle politiche non adatte a quello che potrebbe essere una genuina crescita del mercato. Ma dobbiamo sempre sperare che i giochi che ci piacciono vendano. Sperare che un gioco fallisca è tra i fallimenti di quello che può essere il videogiocatore. In Giappone si chiama Dragon Quest 3 Soshi de Densetsu. Sì, ma infatti lì sono rimasti molto più tradizionali. Il punto è che i giapponesi lo conoscono Dragon Quest 3. Quindi per loro, dal punto di vista del marketing, è inutile pure che hanno fatto sta cosa. Era da noi che doveva essere più puntato per fargli capire che era il primo. Per esempio, Mother 2 si chiama. O meglio, Mother 2 si chiama Earthbound. Mother 1, che è arrivato dopo, si chiama Earthbound Beginnings. L'hanno fatto un casino con tutto. Però per far capire che era l'uno agli occidentali, l'hanno chiamato Beginnings, per far capire che era una sorta di prequel, quando in realtà è uscito prima e che è arrivato dopo la traduzione. Devono mettere solo remake, anche perché, oddio, accadistono un po', ma anche il fatto c'è. È come chiamare anche Live Alive, l'hanno chiamato solo Live Alive. Io capisco che devono mettere un sottotitolo perché esistendo per Switch non puoi chiamarlo Dragon Quest 3. A parte che potevi rinominarmi il vecchio Dragon Quest, potevi chiamare Dragon Quest 3 1988 e eravamo tutti contenti, secondo me. Io avrei messo un sottotitolo legato al fatto che fa parte l'inizio della trilogia di Erdrick. Invece no. Devi saperlo, devi saperlo. Sì, anche se ce lo scrivono solo per problema personale, siamo appunto. Poi magari chi non sa cos'è lo stile HD2D, nel caso c'è il mio video sull'HD2D. Si chiama tipo il compromesso dell'HD. Vabbè, scrivete HD2D Brian Fari, non penso troverete tanto altro. E da questo ce lo farà lui, boh. Di queste cose non sappiamo niente, ma anche a livello speculativo non possiamo andare su niente al riguardo. Anche Square si è schifato Yotaro. E questo 11, ok, che aveva solamente la cosa. I MIDI non c'era il doppiaggio. Il doppiaggio l'ho aggiunto la prima volta con la versione inglese, solo in inglese. Infatti la versione S è stata la prima persona ad avere il doppiaggio. Ci sono i video dei telegiornali. La leggenda era che i bambini solo non andavano a scuola. Il punto è che c'è stata anche la cosa degli adulti che non sono andati al lavoro. Poi la cosa si è ingigantita nel tempo. La cosa è che bisogna vedere anche quanto hanno portato poi nel tempo. Quello che oggi sappiamo è che effettivamente persone hanno saltato la scuola, bambini hanno saltato la scuola e adulti hanno saltato il lavoro. E per questo loro non hanno più pubblicato i Dragon Quest nei giorni feriali. L'hanno pubblicato solo di sabato. Però. Il gioco si chiama Soshi de Densetsu e quindi si parla di leggenda. Sì, studenti adulti. Cioè, la leggenda era per gli studenti. È la leggenda che è per gli studenti. Oggi me ne so. Io in Drezza, tra l'altro, ho visto tanti di quei bambini pubblicare le cartucce per fame come con a fianco la versione Switch. Io posso pubblicare la versione Switch, la versione vecchia. Che però la Switch è lì, ma se la scarica. Vediamo. Invece non era nel dock e non pensavo che il dock fosse attaccato. Perché Tomb Raider si sta aggiornando e si è interrotto? Aggiornati. Perché devo aggiornare Tomb Raider? Non potevo. Ah no, si è aggiornata la console, no Tomb Raider. Va bene, effettivamente si è aggiornata la console. Solo che penso che da questa versione vecchia sia inutile ormai. Dipende da come hanno fatto il remake. Io tengo sempre al fatto che gli originali debbano esserci sempre. A meno che non ci sia possibilità di fare lo switch in tempo reale. Per esempio, Tomb Raider. C'è sempre qualcosa che nell'originale resta in maniera diversa. Però quello lì è totalmente sovrapponibile. Perché puoi giocare in qualunque momento gli originali volendo. Qua bisogna vedere come ci hanno lavorato. Eccolo qua. Dragon Quest 3. Sì, il mio, l'ho comprato con i miei soldi.
Verifica in corso, non devi verificare, parti. Vabbè, mentre la Switch non riesce a capire che ho comprato un gioco. Ok, ero partito. La Switch è la console più potente al mondo. Ora vedo che è specchiato. Tanto è partita già la musica. Eccolo qua, questo è Dragon Quest 3. The Seeds of Salvation, uno tra i titoli inglesi più brutti che abbia mai visto. Perché si chiama appunto Soshite Densetsu in giapponese. Meraviglio. Per chi fosse un po' avvezzo di cultura trash, Kamiya ha criticato aspramente la versione Switch. Questa qua. Va bene, e Octopath era 60 su console. Tutti i giochi del team Asano, solo Live Alive al Day One era 50 su Switch. Ma su PS4 non mi ricordo se era 50 o 60. Ma l'HD2D costa. Sembra il gioco dei paperetti, ma in realtà fare un gioco così ha il suo prezzo. È che la gente è abituata male dal punto di vista tecnico. È come dire, è la stessa cosa del un gioco deve costare meno se è più brutto. Il gioco non costa meno se è più brutto. Il gioco costa meno se c'è meno lavoro dietro. E poi dipende dalle policy dell'azienda. Mario Wonder costa 60. Mario Football costa 60. Io non credo che ci sia lo stesso valore artistico all'interno dei due giochi. Uno varrà più degli altri, uno sarà più bello dell'altro. Ma la policy di Nintendo è che il gioco deve costare 60, con dovute eccezioni, ovviamente. La poli, nel quel caso, è il lavoro che c'è dietro, è la policy che applica l'azienda. Nel caso specifico, il titolo, che ha un suo costo, il titolo HD2D per console di nuova generazione, deve costare X. E anzi, che non è costato 80. Il fatto che sia costato 70 significa che il prezzo è ridotto. Ho scoperto Xenogears e ti è cambiato il mondo. Xenogears è la mia storia preferita dei giochi di ruolo giapponesi. Non c'è un gioco che racchiude tutto. Fino a 10 anni fa era Final Fantasy VII. Poi ho scoperto che Final Fantasy VII non è immortale. L'unica mia paura è che sembra sia iperconservativo, anche con le mente dei vecchissimi JRPG. Questo lo scopriremo. Vediamo. Ciao Fede! Dragon Quest V tiene una storia proprio là. Più che altro è la narrativa di Dragon Quest V che è meravigliosa. Il modo in cui te la raccontano. In quello è in super. Non c'è gioco di ruolo giapponese, tranne Xenogears per punto, che riesce a farlo così bene. Anzi, ho appena inviato la mail che mi ha spedito il gioco. Arriva domani. Anzi, meno male che consegno. Ah, domani è venerdì. Sto facendo meno male che consegno di sabato. Sì, ma il numero è un aggravante, ma il numero è una cosa che ai giapponesi piaceva fare. Poi dovevi giocarci sopra col numero. Infatti, Metal Gear Solid, il prequel, non l'ha chiamato 0, ma l'ha chiamato 3. Perché nonostante sia precedente, devi giocarlo dopo il 2, proprio perché era in ottica di Kojima. E i Final Fantasy erano comunque antologici. Mentre all'inizio Dragon Quest no, Dragon Quest è diventato dopo una serie semi-antologica. Perché i primi tre sono sequel, prequel. Il 4, 5 e 6 non sono collegati proprio a livello di trama, ma hanno elementi in comune, sono nello stesso universo. E così via. Cioè, il numero deve avere un senso anche quando lo poni. Il problema è quando poi diventano troppo grandi e non riesci a cullartele bene. Ma che poi è un titolo. Che poi è un titolo. Qua non mi ricordo cosa è passato un sacco di tempo nel frattempo. Adesso ho giocato come primo, non la vedo così. Io gioco l'ora di un ordine cronologico di uscita. A volte nei seguiti sono gli easter egg dei due precedenti. Allora, se giochi gli originali, no, ma questo è stato fatto apposta per essere giocato prima di 1 e 2. Cioè, il remake del 3 è stato fatto come remake, come gioco zero, di cui poi il remake di 1 e 2 sarà il sequel. Se si sta parlando dell'originale 1, 2, 3, no, bisogna giocare 1, 2, 3, come concepito da. Ma in questo caso loro l'hanno rifatto apposta per essere stato fatto come primo. Io per quanto riguarda l'ordine di uscita sono inflessibile, per me l'ordine di uscita ha sempre valore. Subito, l'ordine di uscita per me ha sempre valore su tutto. Ma se si sta parlando degli originali, se tu parli di quello uscito nell'86, nell'87, nell'88, giusto, 1, 2, 3. Questi qua sono i remake fatti appositamente per essere giocati in maniera diversa. È un po' come, ovviamente si fa l'esempio su qualcosa che non conosciamo ancora. Delta sarà la nuova stirpe di remake. Probabilmente quando faranno il remake di Metal Gear Solid, se ma lo faranno, sarà fatto in modo che tu possa giocarlo dopo Delta e non come primo titolo.
Ovviamente qua si sta parlando di una fiducia in Konami che non avremo mai, per forza di cose, ma è un metodo di realizzazione per far sì che il giocatore abbia il giusto metodo di acquisto della cosa. Perché se no a loro costava niente fare prima 1 e 2. Poi hanno fatto il 3 perché è più famoso. E in questo caso i remake rimangono proprio loro per prima questo e l'anno prossimo gli altri due. Appunto, ripeto, è fatta apposta per questa cosa. Poi diciamo che Dragon Quest 3... sto per dire una cosa, ma sarebbe spoiler, quindi meglio non dirla. Diciamo che ha senso giocarlo prima anche con l'originale, ecco. Ma la fermiamo così. Non vogliamo fare spoiler, diciamo, è un gioco di 40 anni fa. Ok, è un gioco di 40 anni fa, ma ora c'è il remake, quindi preferiamo non dire troppo. Ciao, Rabio! Ho dovuto leggere 3 volte per non sbagliare. Fregate Dragon Quest, secondo me, perché il prossimo deve essere Final Fantasy VII con questo sì. Il prossimo sarà Dragon Quest 1 e 2. Bisogna vedere dopo cosa fanno. Mi pare qualche notizia col producer solo. Anche qua però non so da dove partire il discorso, quindi in caso riprendete per cosa l'avete detto. E qua tanti saluti. Anzi, avrei visto meglio la trilogia zenitiana, per quanto sia fatto sto me. Però la trilogia zenitiana è in 3D. Perlomeno aspetta, io l'ho giocata in 3D. Qua faccio sempre falso storico. E io ho giocato le versioni 3D. Quindi ho l'ottica di come sono in 3D. So che esistono in 2D, quindi dovrebbero riprendere versioni NES e SNES e rifare da quello l'HD 2D. Ma esistendo le versioni 3D, è più probabile che partino da quelle. Ok. Bello sto verifica in corso, bannato in diretta da Nintendo. Peccato per il caricamento, Camilla, se non ti sto bene ti banno. No, no, ma non lamentavo del fatto che ti lamentavi, lo so che chiedevi il prezzo effettivo. A memoria 60, perché era cross-gen, nel momento in cui il cross-gen te lo facevano pagare 60. Però ho sentito parecchie lamentele sul prezzo. La diciamo così. Mario Football è da reso. Onestamente, paragonato al remake di Star Ocean 2 è sovrapprezzato. Ma lì è sempre il modo in cui anche è famoso il gioco. Star Ocean 2, se non te lo danno a 50, l'acquirente non te lo compra. Perché è il non conosciuto. È come dire, e qua c'è un esempio molto particolare, che è probabilmente il modo in cui Sega ha vinto tutto. Yakuza Kiwami, quando è arrivato da noi, costava 35 euro. 35. In Giappone era sempre 7.000 yen. Valeva 35 euro. No, in Giappone non costava l'equivalente di 35 euro. Ma siccome era il remake del primo e dovevano rilanciare la serie, l'hanno volutamente abbassato di prezzo per far sì che più gente lo comprasse. Così poi si spostava verso lo Zero che era già uscito e costava quello ancora 50 euro. E 60, dipende dove lo compravi. Si spostava verso il Kiwami 2, che sarebbe arrivato 2-3 anni dopo. Se la sapeva indirizzare. Star Ocean 2 come nome è meno potente, quindi per questo costa meno. Dragon Quest 3, ora per carità, stiamo parlando di una serie che oggi in Occidente ha molto meno valore. Il picco massimo l'ha avuto con l'8, lo stava riprendendo con l'11. Per forza di cose, non fai un gioco per 3 anni, poi la gente ti dimentica. Ma non puoi svenderlo. Dragon Quest non puoi svenderlo. Anche perché comunque è la seconda saga più venduta di Square. Anche se oggi è di Zenitia per arrivare a HD2D, io ci vedo più in realtà il lavoro che hanno fatto con Romanzi in Saga. Scusa, più che Romanzi in Saga no, perché quello è full. Cosa? Star Ocean. Perché ho sempre l'ottica che della versione 3D. Perché se io li ho giocati in 3D, io non so come sono Dragon Quest 4, 5, 6 in 2D. Quindi non riesco ad immaginare quella versione in HD2D. Volete sapere che Camilla abbia prezzato qualcosa? Senza ricaro spavente. Ciao Game People! Non troppo diverso da Octopath Traveler che usciva a 60 così come tutti del Team Asano. Non partiremo mai. Dove c'erano sicuramente anche gli altri. 4, 4, 5, 6 sono anche su mobile. Sono su iOS Android. Ormai sono solo lì. Perché ovviamente il 4, 5, 6 non puoi più comprarli su DS. A meno che non spendi 2000 euro. Parlando ovviamente di legalità su questo. Stessa cosa il 7 e l'8 da quando hanno chiuso lo store. E anche il 9, ovviamente, che è sul DS. Dall'1 all'8 sono tutti su mobile. Il 9 è l'unico figlio di... Versione Famicom? No, mai giocata. Ho giocato solo la SNES. Non so neanche se è la traduzione ufficiale o se ho giocato una traduzione amatoriale. Non lo so, questo l'ho giocato su 3DS. Però non l'ho comprato su 3DS. Ho preso la ROM e l'ho giocata lì perché... Non avevo ancora la Switch, l'avevo preso su Switch, ma non avevo ancora la Switch. E dovevo fare delle cose per... L'ho comprato, oggi l'ho comprato, ok. L'importante è questo. Hai parlato di un video della serie TV di Yakuza? Cosa vado a vedere il tuo video? No, non ne ho parlato, perché sarebbe...
un video in cui ne parlo male, principalmente. Ne ho parlato però in qualche diretta. Ricordate in quale? Forse all'inizio di quella di Metafor? Mi ricordo. 7-8 si sono su 3DS. Allora, 1-2-3 nascono su NES. Allora, partiamo dall'inizio. 1-2-3-4 NES, 5-6 SNES, 7 PS1, 8 PS2, 9 DS, 10 beh, Wii, 11 PS4, 3DS. E 12 chissà, 12 Unreal Engine 5. Adesso arriviamo a Persona 5. Mentre le versioni più recenti di 1, 2, 3 oggi sono quelle su Switch. 4, 5, 6 DS. 7, 8 3DS. 9 unica versione DS rimane quella. 10 l'offline per gioco base più espansione per PS4, PS5, Switch. E Xbox, non mi ricordo se è uscito su Xbox, magari di no. Forse sì, boh. E 11 su PS4 su tutte le piattaforme. Ah, forse in quella di Persona 5. Sì, ne abbiamo parlato comunque nelle dirette sparse, ma non ho fatto un video apposito. Comunque, dopo 36 minuti di introduzione, partiamo. A te, ora non parte il gioco, ora crash, come dicevano. Ditemi al solito i volumi come sono, eccetera, eccetera. Square Enix. Armor Project. Artdink, che è lo sviluppatore ufficiale. Unreal Engine. Via, tutti i middleware ci sono. Ok, non sono finiti. Parte la fanfare. Square Enix present. Eccola qua. Musica. E con la grafica del NES l'hanno messa e poi l'hanno rinnovato. Gli si può dire quello che vuole a Sugiyama, però porca miseria, cosa ha composto. Partono i tamburi. Allora, due paroline su quello che vediamo. Abbiamo poi, per carità, sta canzone c'è in tutti i Dragon Quest, quindi uno dice che meraviglia, poi c'è in tutti. Però che bella sta versione, penso sia la più bella che abbiamo mai sentito. E parte. Allora, la cosa è far partire di nuovo da capo, quando finisce la musica, Square non la faceva da tempo. Una piccola cosa da dire. I copyright. Un attimo, perché se la sento mi confondo di più. Abbiamo il copyright e anche il copyright con la P, che è diverso, penso, di Koichi Sugiyama. L'originale non c'ha spazio, per forza di cose. Allora, dov'è che l'hanno messa in questo modo per la prima volta? Sarà dal 5, perché era su SNES? O forse nella versione americana già l'avevano messa. Non ricordate in quando è che hanno messo per la prima volta l'orchestrale di questa. Cioè l'orchestrale, la MIDI di questa. Devo andare un attimo a cercare. Abbiamo quindi il copyright di Koichi Sugiyama. Sugiyama, detto molto in breve, teneva molto alle sue canzoni. Il punto è che tutte le canzoni fatte da lui sono sotto suo copyright e praticamente neanche le dava in giro. Per questo molti Dragon Quest hanno i MIDI. Poi solo molto tempo dopo dava gli orchestrali. La diciamo così molto in breve, senza voler entrare troppo nel dettaglio. Mentre abbiamo il copyright di quelli che erano, con di fatti, gli sviluppatori originali. Quindi abbiamo Armor Project, per l'appunto lo studio di Yuji Horii.
Bird Studio, lo studio di Akira Toriyama. Spike Chunsoft, all'epoca solo Chunsoft, che era lo sviluppatore, che fu lo sviluppatore di Dragon Quest 3 base, e Square, perché era, anzi, Enix, perché era il publisher. Vediamo se riparte, sto prendendo solo su, giù, sinistra, destra. Se finisce la musica parte lo stesso filmato? No. Sì, invece. Su questo non sono stato molto intelligente, cioè il giro dipende solo dalla musica e non da quello che premi. A parte X, ovviamente. E comunque, quindi abbiamo i copyright originali ovviamente aggiornati. Enix non è più Enix, ma è Square Enix. Chunsoft non è più Chunsoft, ma è Spec Chunsoft. Bird Studio di Akira Toriyama e Armor Project, perché comunque sono le loro opere, c'è il loro gioco e tutto quello che ne consegue. Bird Studio in realtà non so quanto sia effettivamente coinvolto, considerando che Akira Toriyama non c'è, ma questo lo vedremo. Mentre per Sugiyama abbiamo proprio le sue host, quindi a prescindere dal stesso copyright, un po' come il design by Tetsuya Nomura, anche se Nomura muore, facciamo conna. E quando ci sarà un personaggio suo, ci sarà scritto comunque character design by Tetsuya Nomura. Ok, non nel 4 Jap e poi nel 3 USA. Ok, allora da quando hanno iniziato a scoprire le batterie tampone cos'erano? Olè. Lingua dei testi? Spagnolo latinoamericano, ci andrebbe bene. E lingua delle voci? Giapponese. A seconda delle impostazioni scelte, potrebbero esserci delle discrepanze tra i dialoghi e i sottotitoli, che è quello che abbiamo ormai da tanto tempo nel complesso. Ma avevano detto che Toriyama non ha fatto niente. Non so se c'era un'intervista effettiva, ma l'hanno detto che Toriyama non ha fatto niente, anche perché non c'è nei titoli di coda. Sono tornato indietro, ho sbagliato. Ok. Questo qua è sempre classico, anche lo sfondo nero. Fin troppo classico, potremmo dire. Però, questo qua abbiamo. Ah, abbiamo 9 slot. Inizia, siamo nel 3000. In realtà fare ci entra, però ok. La discrepanza di sottotitoli ci sarà in tutti i giochi Square. Perché a Square non gli frega niente di adattare dall'inglese. Ho messo la I con l'accento. L'unica cosa è che ci sono alcune software house, per esempio Sega, che mette due tipologie di sottotitoli. L'inglese inglese e l'inglese italiano. Scusate, l'inglese inglese e il giapponese inglese. Cioè tu puoi scegliere se avere l'inglese che coincide con l'inglese o l'inglese che traduce dal giapponese. Ma questa cosa la fanno in due, e in più l'italiano continuerà comunque a divergere. Ma su questa cosa mi frega, il problema non è che i sottotitoli italiani siano diversi dal doppiaggio inglese, il problema è il doppiaggio inglese. Ma lì è una scelta loro che comunque hanno voluto continuare a portare, hanno dato, come dire, libertà agli adattatori inglesi. Per bene o per male, questo non possiamo saperlo. Laggato, colpo di lag, vediamo. È stato uno spike. Vediamo. Allora. Io lo dirò in maniera molto sottile, senza voler entrare troppo nella profondità. Una persona può sentirsi offeso di qualunque cosa. Io posso sentirmi offeso di uno che passa la strada, posso sentirmi offeso del fatto che la luce sia blu e non sia gialla. Posso sentirmi offeso da tante cose. Cioè, una persona può sentirsi offeso di qualunque cosa. Se una persona decide di non comprare il gioco solo perché si chiamano aspetto A ed aspetto B, secondo me a questa persona non piacciono tanto i videogiochi. Ma si impunta più sulle battaglie personali che sulla qualità del videogioco. Ci sono tanti motivi per cui uno può non comprare Dragon Quest. Puoi non comprarlo perché non ti piace il gioco di ruolo giapponese, puoi non comprarlo perché è un gioco vecchio, puoi non comprarlo perché costa troppo, ci sono tanti motivi per cui uno può comprarlo per il gioco. Non comprarlo solamente perché invece di maschio o femmina c'è scritto aspetto A, aspetto B. Allora, potrei arrivare ad offendere, però l'offesa sarebbe sbagliata in questo caso. Diciamo che secondo me danno più priorità a un singolo aspetto del videogioco
quali può essere un termine cambiato, perché io non credo che ti modifichi l'esperienza di gioco il fatto che ci sia scritto aspetto A invece che maschio, anche perché vedremo più avanti che i vestiti si chiamano vestiti da femmina, però va bene. Secondo me non c'è amore verso il videogioco una cosa del genere. Sì, all'inizio lo devi scegliere tra l'uomo e la donna. Lo dico dal mio essere un ubebs. Sono, com'era, uomo bianco, etero. La B per cos'era poi? Boh, non mi ricordo. C'è un video di Cartoni Morti che dico gli ubebs sono discriminati. Comunque sì, nel Dragon Quest 3 originale c'era la scelta da maschio o femmina e non mi ricordo, mi pare cambiasse anche qualcosa nelle caratteristiche. Confermi la tua scelta, giocherai nei panni di un eroe con l'aspetto A e di un'eroina con l'aspetto B. Cioè, ci rendiamo conto che il sesso ce lo dicono poco dopo? Quindi, cioè, la gente si è fatta i castelli e poi qui ci confermano i sessi. L'aspetto A è il maschio, l'eroina, la femmina, e l'aspetto B. Questo penso che sia stato messo dopo come pezza comunque da parte di qualcuno che voleva un pochettino pareggiare, diciamo, facciamola meno evidente per favore. Però capiamo anche come il nome veramente è solamente un metodo di comprensione e poi poco dopo dicono che l'aspetto A è il maschio e l'aspetto B è la femmina. Ok. Questo per far capire anche la cosa. Ha fatto molta più notizia il fatto che non ci siano maschio e femmina e questo nessuno ne ha parlato. Non ce lo dicono, ecco. Va bene. In che lingua vuoi che parlano i personaggi? Giapponese. Yujiori, tra l'altro, si è lamentato della censura. Il punto è che ora quell'intervista non si trova più. Ma si è lamentato nel senso sia del fatto che ci fosse, sia del fatto che la gente se ne lamentasse. Cioè, ha detto come un... a parte che c'era Torishima, che è l'editor di Shuei Jump... di Shuei Jump, non esiste, di Shonen Jump... che tra l'altro ha il, come si dice, e a lui non gliene manda a dire, Torishima è proprio un diavolo quando parla, fa parte di quella tipologia di giapponese che se ti attacca a parlare ti ammazza. E Torishima l'ha detto, è colpa degli americani, su sta cosa, proprio, l'ha proprio detto chiaro e tondo, però poi l'intervista oggi non si trova più nel canale ufficiale di Bubu Pop, come che si chiamava. Ahia. Sì, appunto, l'aspetto da maschio e l'aspetto da donna. Poi, l'aspetto da maschio è l'eroe, l'aspetto da donna è l'eroina. Develo pressione della censura. Ma Torishima l'ha vissuta queste cose, ma... Se avesse dovuto ascoltare tutti, Dragon Ball non usciva. È appunto. Torishima, perché non so, è stato uno dei primi editor di Dragon Ball. Ma Torishima è anche... grazie a lui che esiste Chrono Trigger, cioè è una personalità molto importante. Giapponese. Vuoi mostrare la posizione del tuo obiettivo visuale sulla mappa? Questo qui è un quality of life. Dragon Quest 3 è parecchio dispersivo. Io adesso... vabbè. Ok, sì, vabbè. Per dire meglio, Torishima ha fatto cambiare Cell. Lì... poteva starsi anche zitto, però meno male che non gli sono piaciute certe cose. È stato anche merito suo se C19 e C20 non sono i boss finali della saga di Cell. Quindi certe cose le ha cambiate. Però non so se già era subentrato l'altro editor nel frattempo. Il simbolo credo ci sia nei vestiti, ma adesso vediamo. Comunque, posizione, ovviamente questo è un quality of life. E noi possiamo avere l'obiettivo, perché Dragon Quest 3 è un gioco dell'epoca, e puoi perderti. Io, quando lo giocai, ho usato 10 mappe diverse, mi sono perso comunque. Quindi è un quality of life. Io adesso metterò sì, per comprensione dello stile di gioco, ma devo vedere se poi è possibile disattivarlo. Se fossero dei developer seri, lo scriverebbero ora. È possibile disattivarlo quando vuoi. Non lo dice, perfetto. Abbiamo tre difficoltà. Vampistrello, Drago e Draconiana. Ovviamente Draconiana riprende la difficoltà di Dragon Quest 11, che riprende una cosa di Dragon Quest 8. Vampistrello, supera facilmente le battaglie e goditi la storia, ossia, facile. Drago, nell'88, ma finito l'anno scorso. Una sfida equa, la difficoltà ideale per molti giocatori, affronti i nemici più forti, guadagni meno esperienza e monete.
Ora, è ovvio che si parla di devi farmare di più, cioè la base è quella. Se fai un'altra cosa, devi farmare di più. Ho sentito, però, qua parlo di informazioni di terze mani, non so quanto è vero, mi sono morso la lingua 10 volte, devo prendere l'acqua. Ho sentito che Vampistrello in realtà non abbassa la difficoltà. È la stessa di Drago, ma sei immortale. Avete presente che ha visto le mie dirette di Persona 4 Golden, il cheat che ho messo? Quello. Se è così, è tra le cose più brutte che potevano fare a livello di difficoltà. Ora, ripeto, qua parlo di informazioni di terze mani. Non so se è vero. Però persone fidate mi hanno detto che è così. Noi ci manterremo con Drago, per quanto mi hanno detto che anche questa è bella tosta, ma è bella tosta se consideriamo oggi, perché comunque è un gioco dell'epoca, e questa è la cosa che bisogna considerare. È che mi sa che oggi siamo abituati male, ovviamente. Mamma mia. Grazie Toriyama per tutto quello che hai fatto. Drago. Ecco, abbiamo tutto. Allora, qua c'è scritto comunque, quindi sono seri. Confermi di voler cominciare l'avventura con queste emozioni e puoi modificarle in qualsiasi momento durante l'avventura nel menu impostazioni di sistema. Allora, la serie non credo che la continuerò, ma vi dico dopo il perché. Vediamo, è sempre da dipende da due cose fondamentalmente. Di tanto in tanto il gioco salverà automaticamente i tuoi progressi, ad esempio quando arrivi in una città o delle segrete. Non chiudere il gioco finché viene visualizzata l'icona del diario dell'avventura. Ovviamente l'autosave è una cosa nuova. Ai tempi del Famicom, se giochi non avevo la batteria, non potevo neanche stampare. C'è il sistema di password per alcuni giochi. Dragon Quest 3 giapponese credo avesse la password, Dragon Quest 3 americano dovrebbe avere la batteria. Vedo, qua parlo più a memoria, non mi ricordo con esattezza. Ok. Esci con cerchio. Ho premuto X 10 volte e mi fa cambiare tasto. Perfetto. Ah, e ovviamente potevi salvare solo nelle chiese. Mizia Rubis. La sento metallica anch'io, ah. Non... Ho un errore totale. Ok, ora sente bene. Inizia come Dragon Quest Builders. Che meraviglia. La bocca da ninja. Dato Builder si inizia con Rubis che ti dice tu non sei un eroe. Se preferisci muoverti più velocemente prova a tenere il premuto cerchio mentre cammini per accelerare il passo. Spero che si possa fare in automatico. Questo è come corrono in HD2D. Non cambia lo sprite, è lui identico. È solo più veloce. Vabbè. Sto cercando di aprire qualcosa ma non si apre niente. Si possono usare anche le levette. Non è obbligatorio usare. Scusate, si può usare anche il D-pad. Non è obbligatorio usare forza la levetta. Questa parte che vedremo adesso non c'era nell'originale NES. L'hanno aggiunta dalla versione SNES. L'hanno lasciato il numero originale di quando cambi di zona. Brian, mi senti? Brian. Sono quello che tutto vede. Un giorno non troppo lontano apparirà davanti a me, vestendo panni da eroe. Prima che tu intraprendi il tuo viaggio, devi dirmi una cosa. Devi dirmi che persona sei. Devi rispondere alle mie domande con onestà. Vuoi iniziare? Sì. Allora, vabbè. L'ho già fatto il nome, però ok. Madre mia, se fai sentire i suoni, però ok. Nella versione NES questa cosa non c'era.
Nella versione, però potevi dare il tuo nome, davi il nome in realtà a salvataggio perché l'eroe. Nella versione SNES hanno messo la scelta della personalità. La personalità, rispondendo alle domande, ti dà una vocazione. La vocazione permette di avere più o meno caratteristiche di maniera differente all'interno del gioco. In più, all'interno del gioco ci sono equip e libri che ti cambiano la vocazione. Quindi tu, oltre ai job che il gioco ha, hai anche le vocazioni dell'eroe. Come se puoi cambiare la tua sorta di schieramento del job, se così possiamo dire. Ma continuiamo a chiamare Brian, per quanto qua possiamo mettere il nome completo. Cioè qua devi dirmi, qua in realtà devi usare il vero nome. Lì devi dare il tuo nome da videogiocatore, qui dovresti dare il tuo vero nome. E gli daremo il vero nome, Brian Fari. Praticamente lui cosa fa? In base alle lettere, a ste cose, lui ti crea delle personalità differenti. In questo caso è tipo l'inizio di Kingdom Hearts 1. Per quanto riguarda le domande, gli illuminati. Yusha. Settembre 15. Sì, il segno musicale non me lo ricordavo ci fosse, però ok. Tra l'altro, se gli chiami per esempio Loto, mi pare che ti dia un bonus speciale. Su a memoria nell'1, se metti Loto, ti aumenta la difficoltà. Però qua sono andato davvero a memoria. Metto Liban. Trovi che la vita sia una cosa baiale. Baiale. No. Quando vedi una persona tripolata, il tuo primo istinto è aiutarla. No, però mettiamo sì, perché nel gioco lo sì, nella vita no. Ti capita spesso di avere troppi pensieri per la testa che ti capisco la voglia? Sogni spesso? In realtà no. Capisci l'incantesima stregoneria spada e sudore? No. Trovi stancante passare il tempo con persone sconosciute? A voia. Ti fidi della parola di Brice? Mo. Ti piace l'attività fisica? No, ma la sto facendo in questo periodo, quindi diciamo di sì. Tiriti facilmente anche per questione? A voia. Quando l'ispirazione ti coglie, metti subito in atto i tuoi pensieri? Sì, scrivi video, ma non li faccio. Nutri una sicurezza tale da ritenere di essere sempre nel giusto? Mizzicata. Ma io non ho. No, in realtà io sono sempre nel giusto. Io non penso di essere sempre nel giusto. Io sono sempre nel giusto. Molto interessante, è la prossima di conoscerti meglio. Ora passiamo all'ultima prova per scoprire la tua natura. E ora parte ta 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 ta
Allora, io capisco l'HD2D, però la mancanza della diagonale si sente. Per carità, lui si muove in diagonale in realtà, però è molto innaturale. Cioè, tanto voleva non metterla. Vabbè. Tanto anche con R2 si corre. Quindi a chi piace i giochi di corsa, corre prima. Niente, Ricky, sono spacciato. Devi andare avanti senza di me. Fratellone, no! Sono diventati più alti in... rispetto a Octopath Traveler. Più passa il tempo, più li fanno più alti i personaggi. Di chi? Ci vogliono 3 giorni di cammino verso nord per uscire dal deserto. E abbiamo acqua per un giorno. Se prosegui da solo, forse ce la farai. Ma nel caso dovrò, e tu, nel soldato, se andiamo entrambi, avremo acqua solo per un giorno. Non riusciamo mai a tornare in città. Non ha senso che moriamo entrambi di sete e io sono già spacciato. Ora. La borraccia e cammina. È morto. Ancora non ci sono menù né niente. È morto. Poi dico che entra con questo amore nessuno. Cosa farò? Sì. E qui ci sono proprio le domande di etica. E il punto, in realtà ti direi no, ma dipende. Essendo morto, in quel caso sì, perché se no muori anche tu. Fosse ancora speranza di sopravvivenza? No, ma è morto e quindi sì. Io che poi faccio andare a merda però, sì. Ora si sveglia. Che tutto questo è sempre per la personalità comunque. Ecco, ti abbiamo dato la tua personalità, fai schifo e vai avanti. Io ho visto che persona sei, sei una merda sei. Sembri una persona prepotente. Ma come? Ma non è vero. Forse.
Forse non lo sai, ma tutta questa prepotenza fa preoccupare e arreca disagio alle persone intorno a te. Ma sono un pezzo di pane io! Hai mai considerato quali ripercussioni ha sugli altri? Ma mi sto sentendo, cioè, che bisogno dello psicologo? Ma anche se l'avessi mai fatto, la tua mancanza di empatia ti avrà portato a pensare che ragionino come te. Ma non è così, abbiamo mente e cuori diversi, a partire da questo assunto è un grave errore. Purtroppo tu devi ancora comprenderlo. Forse pensi che attribuire i tuoi pensieri agli altri sia un esercizio di empatia? Non è così. I tuoi amici sono quasi sicuramente preoccupati per te, ma non te ne parlano, perché temono una reazione violenta. Se continuerai a vivere così, presto non avrai più amici. Ma sta parlando della mia vita! Prova a essere più accondiscendente, compiacente e prendicolo di loro. Ora il gioco si chiude, mi chiama Square e mi dice: per favore, cambia, fai pace con i tuoi amici. Forse è troppo tardi per cambiare, ma devi provare almeno a convincere una persona a riprovare la tua amicizia. Ecco perché costa così tanto, perché c'è la seduta dello psicologo incluso. E tieni della stretta con la tua immensa forza. Questo è il tuo spirito, la tua anima, senza la tua personalità. Ora, tesoro mio, presto albeggerà e tu saluterai il nuovo governo, il nuovo giorno. Ok. La nostra storia inizia il mattino in cui Brian compì 16 anni. Ah, Ortega. Mamma, di chi? La nostra? Non possiamo aspettare che sia un po' più grande? Basta, un flashback di 5 secondi. Ecco, ora è un po' più grande. Mi duole dirle che non abbiamo ricevuto notizie di Ortega da quando si è diretto verso il vulcano. Ortega, il cui vero nome è Kazuya. Non è che questo effetto sia meraviglioso, però ok. Tanto il bambino già aveva la spada, lo scudo. Ah, c'è il doppiaggio. Chi ha tempo non aspetti tempo. Eh sì, non ci sono più le mezze stagioni. Lei ha la treccia da casalinga. La famosa treccia da casalinga. Passaggio segreto. Ah, c'è l'Yggdrasil. C'è una foto dell'Yggdrasil. Vado a svegliare il Pimpo. Pimpo, 16 anni. Che il suono è sempre. Ora comandiamo la madre. Cioè, ho i capelli alla Gohan. L'eroe è molto Gohan. Mai quanto il bambino del 5, però. Vabbè, sì. È proprio Gohan, cioè non è che abbiamo metodi diversi, è Gohan post Cell. Pre Majin Buu. Che è la stessa cosa. Non capito, tutti i giorni ti chiede al re di darti la sua benedizione per il tuo grande viaggio. Si va a diventare allenatore di Pokémon. Si sta mandando a morire. Il Saikyo no Senshi. Diventa biondo. Come fa? È il contrario di Yakuza. Si vestono girandosi. Ok, ora abbiamo qualche menu. Con quadrato abbiamo la mappa rapida. Con quadrato abbiamo una mappa continentale. Ah, siamo nella città. Nel castello, vabbè, nella città in cui erge il castello di Alian. Anzi, Alia. Mi è difficile da dire. Aliaha. Aliahan. Ok. Possiamo nascondere le icone. Possiamo zoomare. Molto bello. Poi R1 non fa niente. L1 niente. I dorsali penso faranno le stesse cose, fanno altri. Con croce. Non crocia, probabilmente sarà il tastazione per aprire il cassetto. Ah, c'è proprio scritto interagisci. Allora, questa cosa dell'interagisci aiuta tantissimo. È un buon corridoio per Dragon Quest. Dragon Quest devi praticamente fare così per scoprire le cose. E non era manco sicuro che le scoprivi facendo così. È da vedere quanto semplifica il tutto. Seme della potenza è un oggetto che permette di aumentare permanentemente una caratteristica. Con cerchio si correva, appunto.
Con triangolo apriamo il menu, che blocca il gioco, mette in pausa il gioco. Che succede? Tutto ciò che è appena sentito è già stato mandato a memoria. Ma Enza va da gioco rapido con start? Touchpad? Non lo so. E le tre rete? Primo start mi compare questo. Credo sia un salvataggio rapido. Ora vediamo. Oggetti. Abbiamo spada di rame, scudo di pelle, abito da viandante, il seme. Qua abbiamo niente. E la mappa continentale. Possiamo ordinarli. Equipaggiamento bello stesso. Ricorda, alien, mamma. Proprio i filmati sono rifatti. Basta. Dimentica? No, non voglio dimenticare. È da capire sta cosa dei ricordi. Incantesimi sono tre pagine. La maggior parte degli incantesimi sono legati all'aumentare di livello. Abilità, stessa cosa. E varie. Guarisci tutti efficiente. Uno perché dovrebbe scegliere l'altro, però ok. Stato Italia. Con tutto quello che possiamo vedere facilmente. Schieramento, possiamo mettere avanti e indietro. Vabbè, no, possiamo mettere su e giù, ecco. Tattiche, nel caso volessimo fare l'autobattle. Suggerimenti, vediamo questo salvataggio. Ok, quello di prima. In realtà ce ne sono troppi. Non ha senso parlare ora di Greta. Greta è importantissima in sto gioco, ma non ha senso parlarne ora. Sbloccameli pian piano, così sono un po' troppi. No, non devo aprire, credo, aprire questo. Puoi imprimere ciò che hai sentito nella memoria premendo start. Durante questo subito dopo la sua fine. Tutto ciò che scegli di ricordare può essere visto. Quindi tu, se hai un filmato, puoi premere start. Il filmato te lo salva, ma al massimo ne puoi tenere 30. È una feeder mod, una modalità teatro, però con la capienza limite. Non lo so, è una scelta molto particolare. Info, beh, so, è il classico schedario. Elenco degli oggetti è proprio tutto lo schedario. Cioè, qua si avrà proprio un totale di tutto. Tutti i mostri che sono 15 pagine, tutti gli equipaggiamenti. Ok, questa cosa è bellissima. Tutti gli incantesimi e tutte le abilità. La velocità, mettiamo subito velocissima. E velocissima. Vabbè, ora vedrete al primo combattimento. La luminosità la metto un po' più luminosa, giusto per. Telecamera, abbiamo normale e ravvicinata. Non mi piace. Alcuni può piacere, a me non piace. La minimappa possiamo scegliere se mostrarlo o meno. Possiamo vedere quanto fare vicino alla minimappa. E qui possiamo scegliere tra grafica e performance. Quindi avere 60 frame, ma la grafica buona. No, la grafica non buona. Oppure il contrario. È partito in automatico da grafica. Square, sta scelta la devi mettere all'inizio. Io sono andato nell'opzione e non c'era. Non puoi farmi scegliere tra grafiche e prestazioni quando il gioco è avviato. Errore. Metteremo prestazioni per quando già si nota. Allora, in realtà no, mettendo prestazioni è inguardabile. Cioè, scusate un attimo. Non è più una libreria sto coso, è un ammasso di. Non vedo particolari differenze in realtà. Lascio grafica, io di solito metto sempre prestazioni, ma lascio grafica. Non so se si nota il cambio, ma la libreria è diventata un'altra cosa. Dove cavolo è? Cioè, si toglie gli occhiali praticamente. Se non notate differenze, è meglio per voi. Da qui si nota. Suono, mettiamo sempre tutto al massimo. Aspetta, no. Bellissima sta cosa. Scelse per proseguire manualmente automaticamente firmati in un dialogo. No, manualmente. Non saprei dire a che FPS va, perché comunque per adesso è fisso. Io di solito giro la telecamera per capire il frame rate, ma qua non si può girare la telecamera. Quindi non riesco a capirlo quanti frame va. Qua possiamo cambiare la difficoltà. Qua possiamo mettere gli aiuti. Corsa perfetta, attiva disattiva. Velocità testi. Normale è la stessa. Mettiamo istantanea, dai, giusto per.
possiamo cambiare la lingua e qui possiamo cambiare per X e cerchio. Ok, qua hanno voluto mettere la giapponesitaggine fino al massimo, volendo poi invertire cerchio X. Dalla PS5 è obbligato. Anche in Giappone la X è il tasto conferma e il cerchio è il tasto annulla per tutti i giochi. Qui se vuoi lo puoi cambiare. Interrompiamo la schermata del titolo. E il personaggio è un'icona che si muove. Cioè io non riuscirei a definire il frame rate da sta cosa. Servirebbe un monitor che ti permette di rilevarlo. Oppure bisogna vedere un'analisi Digital Foundry. Cioè io non mi sento di dire che sia 3060 allo stato attuale. Dragon Quest 1 per Famicom doveva aprire il menu per fare qualsiasi cosa. Quello lì era un retaggio di Ori, perché era il metodo che veniva utilizzato nelle avventure grafiche. Yuji Ori nasce con le avventure grafiche, con Portopia, con Dordor, o come che si chiama. Ed aveva quel metodo, cioè tu scrivevi gli input e entravi. Infatti c'era quel metodo di non scrivevi, ma dovevi dare i comandi. Vai nella porta, entri nella porta. Quindi avevi quell'ottica da... Però era un'ottica... Che potevi tenere per il Giappone. Quando è arrivato da noi è diventato un RPG, non era più un'avventura grafica. Anche nei comandi, ovviamente, non nel gioco. Però che bello. Allora, il gioco è vecchio. Anche questa versione già è vecchia. Però che bello. Più che altro, cioè, ma quindi PS5 non riesce a reggere prestazione grafica insieme? Devo vedere un'analisi. Ok, siamo arrivati prima. Cos'era quel... Ah, ok, mi salta tutti i filmati. Questo... Per me sta cosa è bellissima, il fatto che puoi saltare anche i dialoghi velocemente. Più che altro il dubbio è... Un attimo mi abbasso il volume. L'ho messo troppo forte. Ditemi, l'ho messo forte anche da voi, quindi dimmi com'è. Su Switch a questo punto dubito che ci sia la scelta. Ma su PC? Vabbè, ci sono i preset lì. Andrei con i preset. Sta cosa sarà su... Boh, mi viene difficile pensare che la PS5 abbia bisogno... Di uno switch della prestazione grafica. Ripeto, devo dare un'analisi. Dopo Dragon Quest 5, che è l'ultimo che ho giocato, il non poter girare la telecamera un po' mi pesa. Devo riabituarmi al gioco. Cioè 2D comunque su... Con mappe fisse. Ah, attiviamo. Disattiviamo. Ok, così attivato non devo premere più niente. Che violini. Ma la live dirà se anche se metto un gioco a 15 dirà che va a 60. Devo andarci da sopra. No, un attimo. Capisco che non si veda la porta e tutto quello che ne consegue. Allora, lì è perché lì c'è un lucchetto. Ci no, ci devo andare da sopra. Vediamo qua. Incantesimi. Abbassa il frame rate. Ce la faccio. Varie. Sistema. Mettiamo prestazioni. Quindi abbassando la qualità grafica.
lui mi sembra identico. O ci sono dei momenti in cui il gioco è più carico e quindi ha bisogno e va a... boh, non lo so. Per fare un esempio, Chrono Cross, dopo l'ultima patch ovviamente, perché prima era una ciofeca che camminava, prima della cosa di Chrono Cross, rimetto quando lo trovo, ovviamente. Grafica. Allora, io sono sempre tipo da prestazioni. Per esempio, a me il Rebirth non mi ha dato fastidio. Prestazioni. E il fatto che tutti dicevano si vede sfocato. A me sta cosa mi ha dato fastidio. Qui mi dà fastidio. Perché qui, essendo più un disegno, essendo proprio disegnato, vedere il disegno che perde di qualità, lo sento più impattante come roba. Ma è una cosa mia personale, poi ognuno si fa. E poi non sembrano esserci differenze con a livello di FPS con l'altro. Quindi, boh. Dicevo, Chrono Cross, prima che venisse patchato, cioè dopo che è stato patchato, scusate, è andato a 60 su tutte le piattaforme. Aspetta, resto parlando. Su tutte le piattaforme, su tutte le battaglie, solo la battaglia finale su Switch andava a 30. Non vorrei che ci sia una cosa simile. Se l'hanno messa per la versione Switch e l'hanno tenuta anche su console, vuol dire che non sono capace a sviluppare. O che questo è un porting della versione Switch. E anche lì significa che non è sviluppato un gioco PS5. Poi, male a parlare male, perché comunque ognuno poi sviluppa come vuole. Però io ho comprato un gioco per PS5. Un gioco che è uscito al day one su PS5. Non ho comprato un gioco che è uscito prima su Switch e poi su PS5. Non ho comprato da questo 11S. Ho comprato un gioco che è uscito in contemporanea su tutte le piattaforme. Cosa ho premuto? Questo è Ortega. Ah no, questo è post Ortega. Comunque parlerò con dei miei amici che hanno preso la versione Switch e vi faccio sapere. Non siamo stati in grado di trovare gli effetti personali di Ortega. È difficile credere che sia qualcosa là fuori capace di prendere su un uomo del suo calibro. Ma tu proprio inflessibile, ma... cioè, per carità, o sei il boss finale. Scusate. Per carità, era lei la madre perfetta per questi casi, no? Quando cadde nella bocca di quel maledetto vulcano, il mondo perse un grande uomo. Un grande uomo di tipo A. Tuttavia, noi sosteniamo con tutto il cuore il tuo desiderio di seguire le sue orme e intraprendere la tua avventura. È solo il figlio di un tale eroe può sperare di salvare il mondo. Anche qui, ora, se noi scegliamo l'eroina, dice solo la figlia? Credo di sì. Perché se scegliamo le eroine, dice comunque il figlio. Questa cosa non ho capito perché l'hanno tradotto con Padramos. Si chiama Baramos. Padramos. Vabbè, Baramos. Ok. Oltre a non fare game over, sarebbe da vedere se c'è un calo della difficoltà o se l'unico cambio è quello. Perché se la difficoltà resta la stessa, l'unica cosa che puoi fare è non game over, non è una versione più facile, è una versione più cheat. Sta bruciando la lingua. E poi Maho è mago del male. Che a proposito di mago del male, devo vedermi Daima. Cioè non ora, in diretta, dopo. Ok, andiamo da Greta la chiappa colori. Inizia, ti sei sprecato. Sono il re, tieni un euro. Ok, Yusha-dono ci ha dato i consigli per proseguire nel gioco. Cerca la chiave del ladro, un oggetto in grado di aprire una merida di porte di tutto il mondo. Se lo otterrai, viaggia da sarà più semplice. In realtà questa cosa è per semplificare il gioco. Dirigiti a Reva. In questo suo villaggio si trova a nord-ovest del nostro regno. Un assegno.
Ora Reva è segnato sulla mappa. Tuttavia ritengo che sia meglio lasciare a te il compito di individuare le altre aree degne nota del regno. Devi solo prendere nota dei luoghi che visiti, a seconda di vedere questi luoghi di persona, altrimenti potresti dimenticarti di segnare sulla mappa. La tua curiosità è una risorsa preziosa, usa sempre a tuo vantaggio, ma fai attenzione, perché a volte potrebbe anche metterti nei guai. Ok, puoi imprimere... Ma che è? Ma che schifo. Vabbè. Ok, la cosa che abbiamo visto poc'anzi. Cioè, se io premo start... Sì... Uno start, questo dialogo me lo imprime. I due obiettivi sono stati aggiornati. E i due obiettivi che vedo qua, suppongo. Trova la chiave necessaria per il tuo viaggio. Ma prima andiamo da Greta alla chiappa colori. Io c'ho sta cosa di premere R2. Io non devo premere R2. Se corre, corre. Ora sta correndo. Camminando, correndo, ok. Tanto con la chiave posso rapinare il castello, eh. Ufficio di Greta l'organizza gruppo. Ufficio di Greta Dalian è il posto che fa per te. Se hai bisogno di reclutare degli avventurieri o di riorganizzare il tuo gruppo, il tuo viaggio probabilmente non sarà molto facile. Quindi andare da Greta per trovare un gruppo di fidati viaggiatori è d'obbligo. Nel momento posso di qua, invece no. E invece sì. Qua c'è la chiesa in presa diretta. Salva, resurra, per noi. Ok, beh, il classico. Però salviamo perché voglio sentire la musica del salvataggio. Non so se c'è il... Allora, la musica è bellissima, ma il salvataggio dura troppo. Siamo comunque su PS5. E anche il fatto di continuare a mettere il fatto che vuoi continuare qua... È un rimasuglio del passato, lo mettono per onorare il passato e quello che ne consegue. Però io posso uscire in qualunque momento, non ho più bisogno di resettare il NES per uscire. Allora, Jackie-chan, vai. Qua abbiamo la banca. Lo devi preferire il full pixel di Octopath 2 anziché questo misto. Octopath 2 non l'ho ancora giocato, quindi non so con esattezza come, ma anche l'uno credo sia migliore. È perché lì parti da zero, e partendo da zero tu pian piano veramente evolvi l'HD2D. Qui devi mantenere una base, e questo mantenere una base ti limita, almeno credo che loro l'abbiano visto in questo modo. Hanno voluto più la fedeltà che l'innovazione, anche a livello grafico. Oh no! Lo scrigno con le microtransazioni. Lo scrigno pay to win. Lo scrigno che parla al giocatore. E rimarrà così per sempre, non... Non ho... In realtà il gioco l'ho preordinato. Ok, quelli che usano i maghi e quello che non li usano. Se non vuoi, ma perché non porti un nuovo mostro un lato? Il nuovo mostro che tra l'altro è il nuovo job. Questa è l'associazione membri intrepidi per compagnie itineranti, amici. Questo qua puoi rimpolpare. Questo qua fa arrivare le persone da Greta. Mi ricordavo fossero nello stesso piano, però a quanto pare no. Andiamo da Greta, che in questo capitolo non è C18, però è buona. Tra l'altro è la classica voce. Può essere qualunque personaggio giapponese degli anime che ho sentito. Sono passati solo 16 anni. Hanno dato una backstory a Greta? Se la solitudine di attanaglia durante il viaggio fare affidamento sulla forza bruta, basta chiedermelo. Se vuoi ecco qua. Se stai cercando un membro per il tuo gruppo, se vuoi piuttosto puoi mettere in asso qualcuno, trovi nel posto giusto. Allora,
Io posso prendermi Nelson, Merle e Margaret. Non possiamo rimuovere nessuno. Possiamo guardare la rosa. Possiamo reclutare altri avventurieri. Possiamo aiutanti. E possiamo a nulla. Per adesso mi prendo. E ho preso anche un trofeo. Vediamo se sono nel mio account. Sì, quella è la mia faccia. Perché c'è GTA? È uscito GTA Vice City? Da un po'. Allora, qua il tasto conferma non è solo X, anche i tasti direzionali. Cioè, premo giù e mi conferma. Tra l'altro abbiamo la personalità. Cioè abbiamo noi, personalità prepotente come ci ha detto. Lui è idealista, lui è materialista e lei è bastian contraria. Quindi non c'è solo il job, ma bisogna tenere conto anche della personalità, come già detto. Ok, guarda la rosa è per i mostri. Questo è per farle arrivare altri. Però devo parlare col tizio di sopra, ok. Aiutanti? Hanno dato le opzioni aiuto un avventuriero e chiedi aiuto nell'ufficio di Greta. Puoi usare questa funzione per prendere e dare in prestito dei personaggi o dei volontari fra i diari dell'avventura. Praticamente se tu hai un salvataggio di fine gioco, tu puoi rifare il gioco da capo, ma puoi prenderti un personaggio dell'altro salvataggio e copiartelo nel tuo. Io volendo... E se andando a disponibile per aiutare a tre avventurieri che sono in difficoltà. Mi prendo Nelson. E io posso raccattarmi Nelson facendo chiedi aiuto. Con un altro save, ovviamente. Ok. A seconda di equipaggiare gli oggetti invece di lasciarli abbandonati nella borsa. Beh, ovvio. Ovvio che non l'avrei fatto. Andiamo su. Noi qua solamente l'eroe è fisso. E loro volendo li puoi cambiare quando vuoi. A un certo punto possono evolvere. Si vedrà pian piano. Ah ok, possiamo scegliere il nome della persona. Voglio cercare il mio rivale per eccellenza. Chi è il mio rivale per eccellenza? Non ho un... Ah sì, certo che è il mio rivale per eccellenza. Ops. Ok, e qui me li creo. Posso scegliermi il mio party. Posso effettivamente fondare il mio party. Ora, qui mi ha dato un mago, un chierico e un guerriero. Io mi proverei. Tanto qua il giullare c'è da subito. E il domamostri perché è nuovo. Possiamo cambiare anche non solo il sesso, ma anche l'aspetto fisico effettivo. Il colore. Questo è quello di Trials of Mana. Che mia. Come parte del programma speciale, hai diritto agli straordinari ed efficaci mezzi di istruzione. Prendono la forma di 5 semi. Vabbè, straordinaria esecuzione. In grado di migliorare le caratteristiche. Puoi scegliere i semi o lasciare che sia scegli per te. Quando si può scegliere, puoi selezionare fino a 5 semi a scelta per ogni nuovo amico. Ma se fai scegliere a me, ti vuole un servizio completo e li assegnerò pure. Lo lascio fare a lui in questo caso. Praticamente ti dà dei semi in modo che tu possa potenziare come vuoi il personaggio. Quindi abbiamo Brian e Brian. Ed è sbruffona. Queste persone aumentano la forza, la resistenza e l'agilità poco più velocemente della norma. Quindi in base alla sua personalità, quando livella, livellerà più facilmente quelle caratteristiche. Posso anche scegliere una... la voce. Tra l'altro, come potete notare, gli aggettivi sono tutti al femminile. Di fare Harara, se no non capisco. Forse è timida? Vinto. Certo. Certo. Boh, Nelson, no. Vabbè, sì, al posto del guerriero potrei mettere il domamostri. Perché la sacerdotessa mi deve curare e il mago deve mangiare. Quindi per adesso tu vai via. E ripeto, volendo possiamo farci il nostro party.
nell'effettivo. Ma per adesso ci fermiamo. E nel caso abbiamo il party pieno, oppure vogliamo cambiarli in qualunque momento, ci siamo fatti già il nostro party predefinito. Qui abbiamo Nelson. Questa opzione serve solo per farti mandare sopra, praticamente. E questa è la formazione effettiva del party tra queste tre. Ovviamente il metodo migliore sarebbe che tu ti crei i tuoi tre personaggi e ti porti quelli che vuoi. Poi magari te ne crei altri e piano piano te li... Ok, ora si notano meglio i 60 frame. Più o meno te li cambi, te li porti con te e così via. Vediamo cosa ho nella borsa. Una clava. E diamo a Brian, ovviamente. Mi dispiace per Margaret. Non l'ho fatto. Il bastone di cipresso, arma storica di Dragon Quest, lo diamo invece a Margaret. L'abito lo diamo a Brian, pure questo. E poi, ultima cosa, sempre con un giro un po' rognoso da fare. Questo potevano mettere in prima pagina, per esempio. A posto. Ricorda. Però voglio lui. Come ragiona? No, e per sbaglio non gli ho dato la prima. Ne ha una sola. Tra l'altro... Ah no, questi qua posso prendere gli altri volendo. Ah no, invece sono davvero, ne ha due, ha ragione. Allora ho funzionato correttamente, colpa mia. Grazie. Ero convinto di non aver premuto accetta. Lui non ha erbe. Lui ne ha due. Tutti ne hanno due quando iniziano. Ah, c'è Deki. Diki. Allora, facevo pensare, conosco un tizio che era bravissimo ad aprire le porte. Si faceva chiamare Lester Fant. Non lo vedo da un po'. Meno non da quando è andato a quella torre sull'isola ovest di qui. Anche qui, se non vogliamo i suggerimenti del gioco, per sapere dove andare dobbiamo parlare con tutti. Botteghe. Da non confondere con botteghe. Per quando abbiamo 50 gil, salvare. Puoi salvare i tuoi progressi in un diretto dell'avventura pregando con le suore o in una chiesa. Ciò ti permetterà di continuare dopo interrotto ogni volta che riprendi il tuo viaggio. Il gioco effettua anche l'autosalvataggio, tuttavia questi file vengono sovrascritti spesso, quindi effettua anche i salvataggi manuali di volta in volta. Puoi creare un massimo di 9 file di salvataggio. Ricorda, gli avventurieri intrepidi salvano continuamente. In realtà no, salverei continuamente se il salvataggio fosse immediato. La mappa mi sa che devo allontanarla. Tra l'altro la minimappa è un'aggiunta nuova. Volendo non la può togliere se vuole. E era qui da qualche parte. Ok. Non è che è cambiato molto, però sì. Bottega. Questo non è dove sono andato prima. Abbiamo questa. In realtà non sto vedendo un'altra cosa. Però ok, abbiamo questa. Signora, ma devi dare qualcosa? Puoi fare scorta di ali di chimera. Basati in più se usavi un alchio. Ah, qua c'è. Attenzione! Citazione al gioco originale. Usando le ali di chimera nei vecchi Dragon Quest, se eri al coperto, sbattevi la testa. Stessa cosa se usavi teletrasporto e quello che ne conviene. Ora, però, questa cosa non c'è più, l'hanno tolta in Dragon Quest 3 HD2 di remake. E l'hanno citata. In passato, in tempi ben più bui, se ne usavi una al chiuso rischiavi di battere la testa contro il soffitto. Ma ora non si corre più questo rischio. Ah, i vantaggi della modernità. Hanno messo un personaggio che fa meta riguardante questa cosa. Questa cosa è bella. Allora, il fatto che Zoom o comunque le ali di chimera siano ora immuni dal soffitto può essere o può non essere una cosa discutibile. Il fatto che abbiano messo un personaggio che te lo spiega è bellissimo.
Ma in buona parte di Dragon Quest era così. Anche il 5 che ho giocato di recente, dovevi e non dovevi avere il tetto sopra di te. Ma i lag li vedete tutti quando li segnalate? Non vorrei che magari sia circoscritto. Cioè, ditemi se il lag, se il lag è circoscritto o se per tu se lo vedete tutti. Aia. Dato un botta nei denti quelli che mi sono rimasti. La cannuccia di carta. L'ho messo io l'indicatore, sì, si può togliere. Però l'indicatore del prossimo obiettivo sarebbe più che l'indicatore del quello della mappa. Qua in realtà non è che possiamo comprare tanto. Dobbiamo prendere lo scudo, ma per adesso combattiamo, vediamo un attimo cosa c'è il gioco. Cosa ci dà il gioco? Vediamo solo le armi. Tattattu tattu. Spada di ramen per Margaret, se budget ma 180. Questi 80, questi 60. Sei figlio di Ortega, giusto? Tuo padre è un grand'uomo. Grazie. Ma sì, alla fine è relativo il metterlo o no, perché comunque al giorno d'oggi. Avete dato un'occhiata all'interno di un'anfora di un barile? Con un po' di fortuna si possono trovare cose di ogni tipo. Vabbè. Al giorno d'oggi, se uno si perde, userebbe internet. Quindi, se c'è una cosa in game che ti permette di velocizzare questo processo, è solo che di guadagnato. Ciao mamma. Gentilissimo. Perché dovevo inciampare? Ero fermo. Nessuno che dice perché hai portato tre strani a casa. Tanto. Poppa. Va bene, è il momento di sentire Lower World Team. Che meraviglia. Avventura in corso. Qui l'avrei messa girabile la mappa. Cosa mia. Non voglio combattere. Voglio sentire. Dai, Brian e Brian. Fate un piccolo Brian. Vabbè, basta. Questo cos'è? Ah, sono gli oggetti nella mappa. Ma questo qua è da per gli scemi, praticamente. E qui abbiamo una delle cose più importanti di Dragon Quest 3. Il ciclo giorno-notte. E 5 slime. Questo qui è l'immagine con cui ci hanno venduto il tutto. Qua possiamo cambiare la velocità, in effetti. Però, allora, questa è velocità normale. Questa è velocità normale. Ora capite che velocità normale. No. È che ormai non si può più cambiare, quindi devo aspettare. Potrei attaccarne un altro, cretino. Con velocità normale il gioco è ingiocabile. Mettiamo velocissima. Vabbè. Beh, sì, la leccata del Lickitung. No, devo fare. Vabbè. Diciamo che. Merle, non morire, però. Va meglio.
Allora, aspetta. Tu devi curare Merle. Tu c'è tutto rosso. Capisco che sta morendo, però. Sare? A velocità velocissima è una velocità accettabile. Stavo crepando già contro i primi slime. Ok. Ora qua entriamo in quello che è effettivamente il gioco di ruolo giapponese. Andare verso la destinazione e nel frattempo che affrontiamo gli incontri casuali. Non ci sono i diversi tweak, esperienza maggiorata e così via. Perché comunque loro questo qua è un gioco nuovo. Non si deve considerare come se fosse una posizione di un gioco vecchio. Lo è, ovviamente. Ma è come chiederli per Live Alive o per Octopath Traveler. E devo mettere qualcosa di più forte per... Ma qua ma... Sono molto in difetto, non sono... L'unico potente qui è il protagonista. Tanti slime che non muoiono subito. Ma a te non ti ho dato la clava, non serve a niente. Guarda, prima che passa. Bonus periodo di scaricati? No, perché non li ho. Ehi, World Team del 3... Probabilmente sì, l'avranno utilizzato da qualche parte. Però così a naso non ti so dire dove. Io andrei là sopra. Fatemi aprire la mappa. Ok, è persa la città là sotto. Ma io devo andare là sopra. Cioè, è persa la città là sotto dove sono arrivato. Io devo andare lì. Potremmo andare nel deserto in caso. Gli incontri sono un po' pedanti su questo. Ma lì è l'esperienza del gioco di ruolo. Guarda, con questo stile grafico... No, il mostro schermo no. Perché se no non stai viaggiando. Stai facendo una gara a chi li schiva. Bussa via. Sì, l'11 comunque fa molto riutilizzo. C'è una host famosissima dell'11 che è ripresa pari pari da quella del 3. Perfetto. Merle, ce lo vediamo in squadra. Ok, si può entrare da qualunque punto. Pam pam, pam pam, pam pam, pam. Io perché dovrei pagare la locanda quando posso andare a casa di mamma? Il nome non mi... Beh, quella se... Cioè, quella lì è... Diciamo che è parecchio riconosciuta. Un attimo. Quella è proprio citazione. Tra l'altro non sono minimamente d'accordo con l'averlo messo nel trailer. Perché quello lì per me è stato uno dei colpi di scena più grandi di Dragon Quest 3. E quello me l'hanno buttato nel trailer. Totalmente senza cuore, secondo me. Che è successo? Ho perso un pezzo, il Bluetooth che funziona a scatti. La canzone di Il Vulcano di Dragon Quest 11, non mi ricordo come si chiama, è ripresa pari pari da una città di Dragon Quest 3. Ma quello chi è? Mamma, ti fai il nonno? No, aspetta. Non può essere sta cosa. Ho fiducia negli autosalvataggi. Un attimo.
Ok, quindi c'era, veniva cambiata. Usciamo. Cerchiamo di fare una strada un po' più dritta verso. Che poi c'è un po' di indicazione a terra. Loro un minimo di incontri devono darteli. Il punto è come sono i boss. Che comunque con queste battaglie se fai sempre attacca non vinci. Poi uno volendo può farsi il party da quattro guerrieri dall'inizio, ma poi avrei problemi col curarti. Allora, il problema è che attualmente Brian è inutile con quella clava che toglie tre. Bussa via. Proviamo. Sia meravigliosa. L'animazione quando scompaiono però è bellissima. Non è l'effetto di loro che saltano all'indietro e più o meno scompaiono, quello no. Ma Brian, quando è che è il livello? Apriamo la mappa di nuovo, che già mi sono perso. Ok. Cartello. Reva, passaggio del promontorio. Allora, c'è da dire che io ora andrei subito a passaggio del promontorio. Va bene. E però, essendo che per non aggravare la diretta, se poi là ci sono nemici troppo forti, finiamo che non vediamo niente. Prendo una foresta? Sì. Che poi non so se mi livella. Se faccio bussa via. No, non livella. Allora basta, non facciamo più. Mappa di nuovo. Ok. Allora, abbiamo detto bussa via. Non bussaviamo. Questo non so quanti HP c'ha. Ne diamo due. Tu sei il mago, quindi ma magia. E tu attacchi col fuoco. Perfetto. È invincibile il mangiaformiche. Proviamo a fare un po' di cambi. Vabbè. Vediamo se è debole al fuoco. Ok. Già c'era un primo accenno di strategia col fatto che devi usare le magie col primo nemico che ti capita. Oh, io ho il presidio 2. Cosa ho preso come abilità? Niente, perfetto. E il mio sosia invece? Questo dipende anche dalla caratteristica, dalla personalità quando livelli. Quelli preimpostati avevano un valore e così via. Tra l'altro, probabilmente se muori, riparti dalla chiesa a metà prezzo. Non penso che però che mi do sta cosa. No, tu devi attaccare i corvi. Dai, ma che schifo. Perfetto. Tu attacchi il secondo corvo, tu attacchi. Vabbè, gli slime in generale. Fuori. Perfetto. Secondo me il remake di Dragon Quest 1 metterà il party? Spero di no. Perché non è più Dragon Quest 1. Spero che riesca però a innovare senza. Perché il fatto è che le metteranno 1 e 2 insieme. Mettendo 1 e 2 insieme possono farti sentire l'evoluzione, cioè parti da solo per un'ora di gioco, 2 ore di gioco, e poi dopo 2 ore, 3 ore di gioco sblocchi il party. Quindi lo possono fare sentire in questo modo. Ah, ma c'è la panoramica della città? Bello.
Riposato a scuola notte in una locanda ti farà recuperare tutti i PVPM. Se una lenta battaglia ti ha messo a dura prova, dirigi dalla locanda più vicina per rilassarti. E ciò per nottare la locanda non fornisce alcun aiuto in caso di morte. Devi visitare una chiesa o una suora nel caso in cui qualcuno abbia bisogno di una risurrezione. Notte polite. Devo vedere però, perché non so dov'è il simbolo dell'autosave. Sono i libri? No, ok, il libro a terra. Ora però non c'è. È quando sono uscito che è apparso. Quando sono entrato no. Non c'è niente da imparare. Ho bisogno... Vabbè. Quanto conterai per 4? Ok, 2 per 4. Resta per la notte, fa scattare il ciclo giorno-notte. Cioè adesso è notte. Se faccio riposare per un po' rimane lo stesso. Se faccio resta per la notte, scatta il giorno. Ciclo giorno-notte che per alcune cose di trama è importante tenere in considerazione. È tra i primi giochi ad averlo usato come si deve. È il primo JRPG ad averlo usato praticamente. Fammi entrare. C'è un bimbo. Fratelli... Che hotel è senza porta? Prometti che eliminerai tantissimi mostri. I mostri hanno preso la mia mamma e il mio papà. Una strage. Ehi, bello. Ti conviene raccogliere tutti i pezzi di equipaggiamento che trovi durante i tuoi viaggi. Sono tutto ciò che rimane di altri avventurieri come te. Che però non sono stati... Ah, ok, hanno... Contestualizzate a livello di storia quelle cose che si trovano in giro. Sono i resti degli altri. Oppure oggetti persi. Ok, hanno voluto dare un minimo di contestualizzazione alle cose. Tutorial? La prima frase. Di capitamente trovare gli oggetti. Sì, ok. Dato questa cosa ovviamente è nuova. All'epoca la mappa non aveva abbastanza. Il gioco non aveva abbastanza memoria per mettersi cose nella mappa. Oggetti, guarda, si è messo equipaggiamento prima. Abbiamo sempre solo il bastone e la clava. E tanti oggetti. Vabbè. Qua abbiamo già armi decisamente più forti, uno volendo. Però bisognerebbe farmare per ottenere l'oro necessario. In realtà questo potrei renderlo. Aumenterebbe a 19, mi toglierei la clava. Potrei darlo invece a Merle, che venderebbe di tantissimo. A Merle è mago, quindi... Lo scudo invece sarebbe necessario. Questo qua, questo metodo di... Porca miseria. Questa cosa di pensare fa parte dell'esperienza RPG. Il fatto del vedere le risorse, vedere se conviene uscire a livellare. Tra l'altro non c'ho i soldi manco per il coltello di bronzo in realtà. Vendere le robe. In queste cose ancora oggi, questo metodo di utilizzare Dragon Quest lo trovo insuperabile. Perché riesce a farti venire, a meno a me, ovviamente. Riesce a farmi venire voglia di uscire a prendere l'oro che mi serve. Per esempio, ho qui due cuscini di tartaruga, 6 e 60 mi servono per mettere la Brian e a Merle. Esco, faccio due battaglie, più di due battaglie, arrivo a 3.30 e li prendo. In molti giochi, anche il recente Rebirth per esempio, l'equipaggiamento ormai non viene considerato tantissimo. Ora, c'è da dire che non è tanto il fatto che il numero non conti, ma il fatto che è molto facile ottenere l'equipaggiamento. Per esempio, il recente che sto giocando Persona 5, per ottenere equipaggiamento i soldi, per ottenere equipaggiamento li fai molto in breve. Qui invece c'è effettivamente una scelta che devi fare attualmente. Io adesso ho qui un'arma che costa 3,60 che e potrei venderne due per due dei miei membri del party, ma io con le battaglie che ho fatto al momento ho preso 20 di oro, quindi io devo scegliere di ottenere il migliore equipaggiamento. Non è una cosa che mi spunta perché ho fatto il dungeon precedente e ho i soldi giusti. Not the Dark Flames. È anche vero che il gioco non ti obbliga a prendere la faccia a catena. Tu puoi proseguire benissimo anche con quello che hai attualmente. Però migliorare l'equip e avere sempre una punta in più per migliorare l'equip oltre al livello è una cosa che permette di farti fare determinate cose, determinate zone, sempre più semplificando. Se oltre al livello io miglioro anche l'arma, miglioro anche l'equipaggiamento, ho sempre più possibilità di risolvere il dungeon. Gallina. 33 monete d'oro. Kain. Se non ho cose di sospetto, una volta su 10 è cosa interessante. Una volta su 10, no.
Allora, gallina mi dice no, non mi dice niente. Però qui abbiamo le ali della chimera. Daga divina, realizzata in argento purissimo. Questo maniale leggero non ti deluderà in battaglia. Però lo vende lui, non lo vende il tiziola. Il turbante, sono tipologie diverse di armamenti. La di chimera potrebbe servire, ne prenderei due. Bene, quattro. La di chimera sono il teleport. I maghi bianchi molto più avanti lo otterranno il teleport. Ma per adesso non se ne parla. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo è ben marcato nella mappa. Fa perdere l'indicatore fa perdere molto il senso di esplorazione. Cerca di una sfera distruttiva. Devo non capisco se abbiano di cose speciali spingere. O che sono quelle di Ciaia. Però semplifica il fatto di non dover girare in zonzo 10.000 volte. È una barzelletta. Questa è chiusa. Mi serve la chiave del ladro. Dovrei farmi il ladro. Tararara. Chissà chi è. Se faccio così. Ok, compare lo stesso. È solo dalla mappa che lo toglie. Pensavo lo togliesse anche da lui. Se tolgo l'indicatore. Non cambia niente. Vediamo forse solo nella mappa. Infatti nella mappa non c'è più. Ok, è parziale. Va bene. Posso farla anche da qua? No, no, perché è l'unico. Ah, sono le abilità, non sono le magie. Ok. Rimettiamo l'indicatore. Hai mai sentito parlare della chiave del ladro? Una volta ho sentito dire che se ne prende cura un vecchio nella torre del sognatore, tutto da solo su quell'isoletta, su quell'isola ovest di Aliahan. Sai, a dire il vero c'è un passaggio nascosto nel bosco a sud di qui che conduce diritto alla torre del sognatore. Basterebbe voluto andarci, ma la foresta è buia. Suggerimento per proseguire. È una copia di un diario di un duro. I diari, come detto all'inizio, servono principalmente. No, in realtà servono solo per cambiare la personalità. Io volendo potrei utilizzare il diario del duro, se lo trovo. È un grosso volume che spiega come sarebbe essere scritto a carattere cubitale. Si consuma all'uso. Diventeremo personalità duro, o come che si chiama. Farei un save tecnico solamente per mostrarlo e poi caricare. Però i save sono troppo lenti in sto gioco. Punto è che è proprio Dragon. È prima di essere un gioco HD 2D come Octopath e Dragon Quest. Ora, io di recente ho anche giocato Dragon Quest 5. Quindi ce l'ho proprio fresco il modo di vivere il Dragon Quest. Ed è Dragon Quest. Però, in effetti, in certe cose. È difficile venderlo nel 2024. Precisiamo, è difficile venderlo nel 2024 a prezzo pieno. È ovvio che avesse. Avete finito di attaccare sempre lo stesso? Gli avessero dato il prezzo da gioco indie, non ci sarebbero stati problemi. Però devi vendermelo a 60 euro sto gioco, 60-70 euro. Non è facile. Ma il prezzo giapponese non si deve tenere in considerazione, è un sistema di tassazione diversa loro. E poi in Giappone non devi vendere Dragon Quest. Che è successo al FOV? Ah, ok, è la nebbia. Oh no, sono a Silent Hill. Ah, c'erano anche qua. Forse dal 3 iniziano. Ad esserci.
Le mini medaglie sono il collezionabile più famoso di Dragon Quest. A questo punto mi ricordavo nascessero dopo, però potevano, magari sono nate nel 3. Di sicuro nella versione SNES c'erano. Nella versione NES non lo so. A un certo punto puoi andare da un tizio che le colleziona e ti dà in cambio delle cose fighe. Qui c'è una porta chiusa. Questa si aprirà con la chiave del ladro, che prenderò a breve. Forse. Oppure al ritorno. Ok. Che per esempio lo sta salvando. Come accedere agli oggetti nelle battaglie? Puoi conservare oggetti di ogni tipo nelle borse apparentemente senza fondo. Per quanto ordinate siano, però durante le battaglie non potrai frugare al loro interno. Alla breve, se pensi che cosa possa tenerti, ok, il limite di inventario durante le battaglie rimane ugualmente. Questa qua è una cosa molto strategica, ma molto vecchia. Concedo che sia molto vecchia come cosa. Anche il come si spostano. Però puoi mettere più di uno, oh. No, non voglio usarla, voglio trasferirla. Non ne ha due, beh, tutti gli altri hanno due. Topi? Che bella lanterna. Sicuramente si erano viste nei trailer, non ricordavo. Che bella lanterna. Faccio con la chiave del ladro. O un'altra chiave, non lo so. No, devo fare attacca col mago. Sono 9, sono tantissimi 9. Sì, il protagonista. A voglia. Sa che a breve esco e vado in chiesa. Lui ha priorità. No, devo fare fiamma. Miseria. È morto il mago. Perfetto, possiamo uscire. Ok, abbiamo la bara in battaglia, in effetti. Sì, però, fratello, mi moriranno tutti. E infatti è morto pure il secondo. Ce la facciamo a batterli, perché comincia a avere i dubbi. Possiamo dire che non siamo del livello giusto per fare sta battaglia? Ora, fossimo nel gioco originale, qui dovremmo uscire piano piano e sarebbe rognoso perché prima dobbiamo uscire, fare tutte le battaglie nel frattempo e c'è il rischio di morire durante la strada. Sei inutile, fratello. Ma non lo prendi mai? Ok. Ora, fortunatamente, ho 80 punti esperienza. Ho preso 10 livelli. Abbiamo le ali della chimera che ci portano subito a destinazione. Fiamma. Siamo di livello basso per fare sto dungeon. O quantomeno non ho il party giusto, ci possono essere poi tante aggravanti che migliorano o peggiorano la cosa. Dove sono le mie ali della chimera? Oh no, dove sono le mie ali della chimera? L'ho comprate! Oh no. Seme, erba, seme. Oh, io ho comprate. Non è che non si può usare. Non si può usare durante i dungeon. Bene. Allora, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo. Dato c'è il l'exp quanto manca al prossimo. Guarisci tutti. La magia ha fatto Cilec. Quale magia? Forse si usa la mappa? No, perché qua non c'è modo di... Oh, ero convinto di averle comprate. Se esco muoio. Vado indietro muoio, perdo metà dell'oro. Erba. Abito erba. Bastone erba, abito erba. Seme erba, seme acqua erba. Vabbè. Sono abbastanza sicuro di averlo comprato. Di averle comprate. Vediamo se fuori me le fa usare. Ma almeno dovevano esserci. Al più non te le faceva usare da dentro. Boh. Anche perché devo fare la strada del ritorno. E ci muoio la strada del ritorno. Comunque penso che finiremo qua. Perché se no, perché adesso dovrei livellare. Ora si passa a livellare.
Forse ora lo proviamo sempre, ma io non le vedo. L'ho comprate male a sto punto. Oh, oppure detto, due ali della chimera ce le portiamo a casa. Iniziata. A parte che spenderò tutto per resuscitare l'oro. E neanche perché hanno qua la chiesa. Ora facciamo un piccolo resoconto. E poi vi dico due paroline e poi stacchiamo. Quanto vuoi per un 4, dai? Qua c'è sempre la lentezza programmata. Quando devi risuscitare le persone, devi ascoltare la musichetta. È bellissima la musichetta. Una volta. Poi pesa. Questo gioco avrebbe giovato tantissimo aumentare la velocità. Tanto, tanto, tanto. Posso sperare che lo mettono con una patch. Ok, siamo tutti vivi, abbiamo il massimo degli HP. Scusate. Scusate. Fatemi comprare le erbe perché devo essere sicuro di averle nell'inventario a sto giro. Allora, ala di chimera. Ne possiedi zero. Ne compro una. Va bene. Chi porterà borsa degli oggetti? Cos'è cambiato rispetto a prima? Vabbè. Allora, salviamo. Finisce qua perché io ora stacco il livello. Però non voglio fare vedere me che livello. Capite che il gioco è questo. Perché questo qua è uno dei motivi per cui non lo porto in tutto in diretta, perché metà di sto gioco si baserà sul farming probabilmente. A quanto vedo, non hanno equilibrato il gioco per togliere il farming. Quindi bisogna ragionare come un Dragon Quest vecchio stampo. Nell'11, per trama principale, non ho mai avuto bisogno di farmare. In tutti gli altri sì. Dall'1 all'8, eccetto il 6 e il 7 che non ho ancora giocato, ho sempre avuto bisogno di farmare per proseguire nella trama. Anche perché c'era solo la trama, non c'erano le cose secondarie. Quindi, per adesso usciamo. Quindi comprendete che è difficile portare un gioco del genere in diretta. Si dovrebbe farmare off-screen e poi ogni volta. Non è la migliore delle cose, ecco. E si potrebbe pensare, nel caso, volendo, quando lo finisco, un avventuriero di livello 1000 me lo porto nella seconda avventura. Cioè, se ora facesse, sì, no, ma deve entrare un po'. Tanto ci continua il salvataggio, bellissimo. E lì si può fare una seconda run New Game Plus con un personaggio fortissimo. Ma lì se ne parlerà tra un po', anche perché un po' penso mi durerà un po' sto gioco. Si parlava a livello di Alone to Beat 35 di trama, 70 con tutte le cose secondarie. Che tra l'altro non so quali siano queste cose secondarie. Dragon Quest 3 aveva qualcosa di secondario, ma non così. Quindi vediamo qua. So che hanno aggiunto tanta roba qua. Però è da vedere cosa. Non saprei cosa. Anche un finale segreto che si collega all'1 e 2 hanno detto in un'intervista. Ma vedremo. Questo è il motivo principale per cui non lo porto in diretta. E non porto la serie in diretta. L'altro è che comunque mi sono organizzato con Ferro per fare dei contenuti in diretta appositi. Avremmo dovuto portarlo al Day One in realtà, ma per vari motivi il Day One abbiamo saltato. Cioè, la diretta insieme al Day One. Quindi probabilmente più avanti faremo una diretta magari quando abbiamo un po' di giocato sulle spalle oppure quando lo finiamo. Vediamo un po', ci organizzeremo, vi facciamo sapere, ovviamente. Vi porteremo quello che è la mia esperienza anche pregressa. Ah, il volume del gioco, scusate. La mia esperienza pregressa anche di Dragon Quest 3 base e invece per lui sarà la prima avventura nell'universo di Dragon Quest 3. Anche perché lui farà la serie completa sul canale, penso. Non so se ancora c'era l'intenzione di farlo, di farla. Oppure la faceva in diretta. Non so cosa farà. Comunque, nel caso, ripeto, poi faremo qualcosa insieme. Quindi sarà quello il contenuto in diretta insieme. A livello di portarlo tutto in diretta, ripeto, vediamo quando lo finisco. Ci saranno anche le patch di Square. È ovvio che Square vuole vedere come muoversi. Aspetterà dei feedback per capire sia come patchare questo, sia cosa portare nell'1 e nel complesso. Quindi questo è Dragon Quest 3 HD 2D Remake, disponibile da oggi su PlayStation 5, Xbox Series S, X, Switch e PC al prezzo di 71 per le console HD,
vabbè, le altre, le console fisse, ecco, e 60 per PC e Switch. Con questo abbiamo concluso quello che riguarda Dragon Quest 3. Devo parlare di meno perché mi sta bruciando la lingua. E il fatto che mi sta bruciando la lingua ci entro in terza piede, che non significa niente, per dire che questa settimana le dirette sono finite. Noi riprenderemo settimana prossima con Dragon Quest, sì, va bene, con Persona 4 Arena. Lunedì ci sarà Persona 4 Arena, mercoledì ci sarà Persona 4 Arena, e se non abbiamo ancora finito, anche venerdì ci sarà Persona 4 Arena. Noi faremo tutta la settimana Persona 4 Arena finché non lo finiamo. Quando lo finiamo, potremmo finirlo anche lunedì in realtà, non credo. Quando lo finiamo, gli altri giorni faremo Persona 5. Quindi, di base, tutto Persona 4 Arena. Appena finito, il resto della settimana, ovviamente sempre mercoledì e venerdì, Persona 5 Royal. Una cosa limpidissima, giusto? Giusto per farvi addormentare, farvi stare bene, perché so che avete apprezzato tanto questo gioco. Dobbiamo togliercelo dalle balle, non abbiamo altro modo di vederlo. Dobbiamo togliercelo dalle balle. E le live extra di base non dovrebbero esserci più. L'altra dipenderà da da Square in quel caso. Io ho chiesto il codice di Dragon Quest, non me l'hanno dato. Potrebbero ancora darmelo, per quanto capite che ormai mi serve a poco. Cioè mi serve l'ufficializzazione per... Ok. Ma Fantasian invece non lo comprerò subito, perché starò ancora giocando probabilmente questo, comunque sarà periodo natalizio. Chiederò comunque il codice, se me lo danno lo porteremo in diretta quando il 5 dicembre. Se no, se ne parlerà, parleremo bene del gioco di Sakaguchi. Quindi, ok, fatemi vedere la scarpa che non la trovo più. Con questo abbiamo concluso. Noi quindi ci vediamo, lunedì prossimo con Persona 4 Arena. So che siete tutti contenti e convinti, non vediamo l'ora, evviva Persona 4 Arena. Per tutto quello che ne sarà, ma lì saremo ben più avvezzi a parlare meno del gioco e più di noi. Questo qui mi interessava parlare del gioco, parlare di Dragon Quest 3. E non è uscita la faccia, qualunque cosa fosse non è uscita. Io vi ringrazio, d'altro devo mettere uno sticker nuovo appena c'ho tempo. Io ora ovviamente continuo a giocare. Io vi ringrazio per essere stati presenti. Come al solito, se la diretta vi è piaciuta, iscrizione, like e condivisione. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. Ci vediamo alla prossima. Bye bye.